Buonasera al pubblico di Nonda, sempre più vicini i giorni del voto, il dibattito sul referendum ovviamente è aperto, ma anche il tema delle alleanze tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Ovviamente tutto questo è legato al grande tema della tenuta del governo. Con noi stasera per discutere di questo la vicepresidente del Senato, nonché una delle fondatrici del Movimento 5 Stelle, la passionaria Paola Taverna, buonasera e benvenuta. Buonasera. E abbiamo tante cose da discutere sui fatti del giorno con lei, per esempio l'emendamento dei 5 Stelle che ha costretto il governo alla fiducia, per esempio la notizia, bomba, l'avete sentita da Mentana, della Toscana che potrebbe essere contendibile, e ovviamente poi abbiamo la seconda parte, perché questa è lunga, Davide. Puntata lunga, devi resistere fino alle 23.30, ma intanto c'è con noi anche Massimo Giannini, direttore della Stampa, l'uomo benvenuto. Bionico. E poi ancora Carlo Calenda, Matteo Bassetti, l'infettivologo, Maurizio De Giovanni, la Francesca Mannocchi con un nuovo straordinario reportage sulla Puglia. Insomma, tante buone ragioni per rimanere con noi, nonostante Telese. Restate inchiodati, stronzo. Buonasera, benvenuti a In Onda, l'informazione in diretta della 7. Lo avete sentito, il ritorno dalle ferie, l'agenda politica che si complica, i primi voti di fiducia e soprattutto un'intervista oggi che ha fatto discutere il palazzo, quella del leader del PD, Nicola Zingaretti, che raccontano le difficoltà e il conto alla rovescia in vista del doppio voto. Referendum costituzionale, di cui parleremo questa sera con una delle principali sostenitrici, Paola Taverna, ed elezioni regionali con le tante incognite di queste ore. Allora, di nuovo grazie alla Taverna, di nuovo grazie a Giannini. Io entrerei subito nel vivo e vorrei farle commentare, per metterla subito in imbarazzo, cara senatrice Taverna, questa notizia. Dicono i sondaggisti, lo avete sentito nel TG di Mentana, che sono testa a testa in Toscana il candidato del centrodestra Giani e il candidato di Salvini Susanna Ceccardi. Ecco, ma se questo risultato ed altri dovessero provocare un terremoto che porta alla caduta del governo, lei sarà contenta? Perché i 5 Stelle in molte regioni sono contro questi candidati, in Toscana, in Puglia e anche nelle Marche. Allora, la domanda è se temo una ripercussione sul governo dall'esito delle votazioni nelle regionali? No. Che alle regionali abbiamo fatto delle scelte differenti su se andare da soli o se andare come è successo in Liguria. Con Sanza è una scelta che è stata fatta consapevolmente, sul territorio che lo consentiva si è fatto un accordo, sui territori che invece avevano una forte personalità del Movimento 5 Stelle, uno fra tutti sia la Campania che la Puglia con le candidate Ciarambino e Laricchia, si è preferito andare da soli anche perché i candidati espressione degli altri partiti comunque non erano candidati di discontinuità con quelle che erano state delle politiche che noi abbiamo combattuto. Ma se Salvini vince in tante regioni, lei pensa che questo voglia dire che il governo è delegittimato, visto che è un governo nato dopo un altro governo? Io posso dirle che il Movimento 5 Stelle ha preso il 33% e sta governando oggi senza aver mai governato nessuna regione. Quindi per noi una elezione amministrativa non può inficiare minimamente un'azione di governo che sta dimostrando di essere consapevole, capace, che ha portato avanti un momento molto difficile e che ha necessità, voglia e garanzia di poter dare 3 anni di politica al Paese di grande qualità. Quindi no, non, per me non è un voto che può mettere in discussione il governo, qualunque sia l'esito. Allora, adesso poi sediamo subito ovviamente anche Massimo Giannini, ma sempre per rimanere attorno a questo tema, il fatto di potenzialmente perdere 2 importanti regioni, qualche problema lo creerà al governo. Questo ormai è nei dati, è nei fatti, no? Cioè è innegabile. Lei dice per noi non è un problema perché il governo è una cosa, le regioni un'altra. Sì, ma il tema, non è che lo dico io, è così. Ma il tema della stabilità è un altro. Ma il tema della stabilità può... Del segnale politico che c'è nel Paese, della crescita allora, della Lega. Allora, non c'è un tema stabilità, c'è sicuramente un tema di interrogarsi da parte delle forze politiche attualmente al governo se sui territori hanno necessità di affrontare un percorso insieme, se hanno necessità di essere più incisivi, se debbono proporre una politica differente che sia di contrasto anche a quella abbastanza
evanescente, almeno sotto il mio punto di vista, del centrodestra. Quindi continuo a mantenere le due cose separate, anche perché le prove alle quali siamo chiamati sono totalmente differenti. Giannini, quanto invece conta secondo te il tema delle regionali, e poi vediamo invece quello del referendum, quanto è importante per la maggioranza e per il governo? Non ho dubbi. Secondo me lo è molto, per la banalissima ragione che il quadro politico sul quale si regge l'attuale governo e l'attuale maggioranza, e che è quello nato dalle elezioni del 2018, già di fatto non esiste più. Se noi andiamo a vedere l'andamento delle tornate elettorali, sia a livello di amministrative sia a livello di europee di questi ultimi mesi, abbiamo un quadro politico reale sul paese completamente diverso. E allora oggi io capisco, e dal punto di vista costituzionale peraltro non fa una piega, che la senatrice Taverna e con lei Conte e ascendere tutti gli altri membri del governo dicano che questo non è un voto che avrà ricadute politiche sul governo, però è un fatto che se anche finisse 4-2, come spesso si sente dire in questi giorni di sondaggi più o meno riservati, allora a quel punto noi avremo una geopolitica italiana che vedrebbe, grosso modo, se non ho fatto male i calcoli, 16 regioni al centrodestra e 4 regioni all'attuale maggioranza. Allora avremmo un governo di maggioranza in Parlamento, perché il Parlamento rimane quello del 2018, ma di minoranza nel paese, di netta minoranza nel paese. Questo, se non fa cadere il governo, tuttavia indurrà, io dico, dovrebbe indurre il governo e l'attuale maggioranza a farsi qualche domanda. Così non può andare avanti, così non si arriva al 2022, ammesso e non concesso, e io credo che così sia, che si voglia arrivare a quella data per consentire all'attuale maggioranza, all'attuale Parlamento, di eleggere il capo dello Stato. Altri 2 anni così, secondo me, non può reggere. Allora giro subito in forma di domanda l'osservazione, la riflessione che ha fatto Giannini, cioè se 4 regioni restassero al centro-sinistra e tutte le altre fossero governate da Salvini e dalla sua maggioranza con la Meloni e Berlusconi, qualche problema si potrebbe porre. Lei in parte ha già risposto a questo, però le faccio una variante. Se voi potete dire al PD, caro PD, tu vai da solo, sono cavoli tuoi, noi siamo alleati al governo, sulle regioni non ce ne frega niente, e il PD non dà dei contraccolpi, se il PD dicesse noi sul referendum cambiamo l'accordo che avevamo fatto e diamo indicazioni di votare no invece che sì, voi non potreste dire nulla. Mi perdoni, anzitutto, se il direttore permette, dall'assunto che lei ha fatto, allora a quel punto il Movimento 5 Stelle non avrebbe mai dovuto governare, non governando noi nessuna regione. Se ci fosse un parallelismo tra il governare una regione e poter governare il paese, noi non avremmo mai potuto governare, quindi questa similitudine secondo me non regge. Per il resto io non credo che quando noi... Cioè il PD è libero almeno di sganciarsi. Spero che almeno voi non abbiate dimenticato che era una condizione per poter far nascere il secondo governo Conte, quella che il PD appoggiasse la modifica della Costituzione. E fare la legge mentre elettorale. Non mi sembra assolutamente però sì. Però avevate un accordo per fare i correttivi che erano stati proprio chiesti sì, e non sono stati fatti. Però lei in mi un ha anno. Fatto un'altra domanda, anche perché ancora non c'è il vaglio e l'approvazione da parte dei cittadini della modifica della Costituzione, ed è per questo che non si stanno affrontando, anche se martedì ci sarà un testo unico in Commissione Affari Costituzionali sulla legge elettorale. Quello che intendevo, non c'era nessun tipo di accordo con il Partito Democratico di concorrere ad elezioni amministrative insieme, e che questo potesse essere usato poi oggi dal Partito Democratico per dire: allora, visto che voi non avete appoggiato una coalizione nelle regionali, noi non vi votiamo. Però questo più sì, è molto interna la corpus, modifica diciamo. Costituzionale, la cosa... la domanda che mi avete fatto. No, è vero, per carità, però dare. La cosa interessante da capire è, secondo lei, perché i partiti, molti, dopo aver votato questa riforma, ora fanno marcia indietro? È palese che i mal di pancia sono trasversali a tutti, è assolutamente un dato di fatto. Allora, indubbiamente, perché, secondo lei? Noi siamo l'unico movimento coerente con il voto espresso all'interno del Parlamento e con l'azione di sostegno al sì al referendum, questo è indubbio. Che ci siano delle
perplessità da parte di alcuni parlamentari sulla possibilità che questo taglio delle poltrone poi non consenta ad alcuni di poter accedere nuovamente al ruolo prestigioso che oggi ricoprono, credo che sia la motivazione più concreta, perché i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi e se dobbiamo, cioè il cappone che non festeggia Natale, se dobbiamo credere alla rappresentatività che tanto viene chiamata come motivo per, allora dovrebbero sentirsi rappresentati dal fatto che l'ultima votazione alla Camera ha avuto una maggioranza bulgara, è stata votata da 530 deputati la modifica alla Costituzione, quindi per noi già i quattro passaggi che non hanno visto questo dibattito pubblico sul taglio del numero dei parlamentari, così come sta accadendo ora, infatti, perché quello è a mio avviso infatti sempre... era un brutto segnale, era un brutto quando tutti i tacchini vogliono andare nel forno, un brutto segnale, perché noi, se volevate sollevare dei dubbi in quanto organi di informazione potevate fatto, interrogare, noi l'abbiamo fatto, li avete interrogati, Giannini, tutti vi hanno detto che la cosa buona e giusta, suppongo, vero trova Giannini, a chilometri di miei articoli, altrimenti mentivano a voi e poi votavano differentemente in Parlamento. Però scusi, le voglio dire una cosa, un attimo, Massimo, sul tema non era un dettaglio i correttivi e i bilanciamenti, ma con questo taglio dei parlamentari lei sa benissimo che si altera la cosa forse più importante, che l'assemblea elettiva che elegge il Presidente della Repubblica, in cui le percentuali saltano totalmente, addirittura il peso dei delegati regionali raddoppierebbe, per questo voi vi eravate impegnati a fare quel bilanciamento che non avete fatto, quindi uno potrebbe dire, certo, il PD non lo sta dicendo, ma io lo suggerirei, il nostro accordo non è stato rispettato, c'è un rischio per gli equilibri della Costituzione e quindi noi sta non facendo il processo alle intenzioni, chi le dice che così come abbiamo garantito al Partito Democratico non apporteremo le dovute modifiche che consentiranno di riequilibrare queste eventuali discrepanze che sorgono oggi se il taglio dei parlamentari verrà confermato dal referendum. Giannini, un anno non l'avete fatto. Sì, direttore, è stato chiesto un referendum? Posso dire una cosa? Sì, assolutamente, prego. Non vorrei fare l'errore di Del Rio all'epoca. Giannini. Che abolì le province e poi no, in realtà io non faccio vennero mai abolite. Allora, il taglio di 345 parlamentari, mi è ben chiaro, non è né un golpe né la rivoluzione di Robespierre. Ci può stare, ed anzi, in un quadro di una riforma complessiva che rivede e ribilancia gli equilibri e i pesi tra i poteri dello Stato, è assolutamente coerente. Qui il problema è un altro, però. Al di là dei rilievi costituzionali che riguardano il vulnus al principio di rappresentanza, il legame con i territori, l'efficienza del Parlamento, tutte cose che possono marciare insieme al taglio dei parlamentari, tuttavia insieme a una riforma della legge elettorale, una riforma e una revisione del Senato eletto su base regionale, una riforma dei regolamenti parlamentari, una riforma che implichi una rivisitazione del numero dei senatori che eleggono il Presidente della Repubblica, come diceva un attimo fa Telese. Ecco, io metto da parte questi aspetti tecnici e faccio un ragionamento politico. Il patto sul quale è nato il governo giallorosso il 5 di settembre di un anno fa prevedeva esattamente questo, e cioè che insieme ad una riforma costituzionale che tagliasse il numero di deputati e di senatori, vi fossero queste riforme di contorno, certo, che non sono necessariamente costituzionali ma sono senz'altro ordinamentali e che servono a dare equilibrio al tutto. Allora, adesso la senatrice Taverna mi può tranquillamente dire c'è tutto il tempo, dopo aver approvato il referendum, di portare avanti la riforma della legge elettorale, la riforma dei regolamenti parlamentari, la revisione del Senato eletto su base regionale, ma stava nel patto. Proprio perché io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra. Se prima si incassa solo il taglio dei parlamentari, senza portare avanti in alcun modo tutto il resto, la garanzia che dopo tutto il resto si faccia è scritta sull'acqua, purtroppo, ed è del resto tutto questo comprovato dal fatto che, lo ricordavate prima in studio, per un anno di questa roba non si è discusso per niente. Io non do una colpa di questo al Movimento 5 Stelle, al quale stava molto più a cuore solo il taglio dei deputati e dei senatori, ma semmai chiamo in causa il Partito Democratico, che ha preteso che in quel patto ci fosse scritto, per un anno se ne è disinteressato e solo il 4 di agosto Zingaretti si è ricordato di lanciare l'altolà. Attenzione, almeno in un ramo del Parlamento portiamo a casa la revisione della legge elettorale. Lo vogliamo dire con chiarezza, non c'è il tempo per farlo. Non c'è il tempo per farlo, quindi a me pare che questa riforma, che non configura
una deriva autoritaria, sicuramente configura una deriva confusionaria, se non date garanzie che tutto il resto si farà, ma garanzie vere al momento non ci sono. Allora, se posso... Prego, è come... Le ripeto che per dichiarazione del Presidente della Commissione Affari Costituzionali Brescia, martedì verrà applicato il testo base in Commissione per la riforma della legge elettorale. E già qui c'è una garanzia da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti del Partito Democratico che tanto avevamo detto, tanto faremo. Quello che io vorrei portare all'attenzione degli spettatori è che però nel tentativo di fare delle riforme costituzionali che fossero un omnibus di qualunque intenzione mascherata o meno da buona riforma, in 40 anni di tentativo non si è mai fatto nulla, partendo e sbandierando come ciliegina il famoso taglio dei membri del Parlamento, che è poi la cosa che tutti gli italiani hanno chiesto alle forze politiche, perché io vorrei anche che si sapesse a casa che su ogni programma dei partiti politici che si sono presentati a questa competizione elettorale che oggi sono all'interno del Parlamento c'era il taglio dei parlamentari. Allora, noi abbiamo criticato, se lo ricorda il quesito della riforma presentata da Renzi, che erano 4 righe dense più una centinaio di pagine con articoli della Costituzione che venivano dilazionati in faldoni. Questo è un quesito semplice ai quali i cittadini italiani dovranno rispondere, consapevoli che si sta dicendo esclusivamente: volete portare il numero dei parlamentari da 945 a 600 rappresentanti eletti da voi cittadini, perché poi qui si è creata anche un grande misunderstanding tra quanti saranno, quanti verranno rappresentati. Ecco, il quesito è chiaro e per una volta tanto nella vita si rispetta la Costituzione, l'articolo 138, che dice appunto che quando si viene chiamati per giudicare una modifica della Costituzione il quesito deve essere chiaro e univoco. Viene chiesto agli italiani esclusivamente di porsi la domanda se vogliono ancora 945 parlamentari o se ne vogliono 600. Bene, questa è la modifica della Costituzione che noi stiamo facendo e che rispetta tutto. Bene, però lei diceva che cos'è la rappresentatività, se il taglio è questo, fatto in questo modo, senza correttivi, e se si votasse, cosa probabilissima, perché è già accaduto in passato, con questa legge elettorale, devono sapere tutti quelli che sono nelle piccole regioni che neanche col 20% riesce a eleggere un senatore. Quindi questo è un problema che dovete porvi. Quando lei dice la rappresentatività va bene, che cos'è? Potreste non entrare nemmeno voi. Ma io in molte regioni, se ne dovessi fare una questione personale, con non, i voti di adesso, non farei un buon servizio al paese se dovessi fare una questione personale. Siccome non si vuole creare una discrepanza di questo tipo, noi abbiamo già da martedì in commissione il testo base della riforma della legge elettorale. Luca Sappino, ma questo fa... non interrompa la buona intenzione di tagliare finalmente i parlamentari. Passo avanti con Luca Sappino, il punto politico della giornata e tutti i nodi risolti. Vediamo. Ma io penso che noi vinceremo le elezioni regionali. Quello che sto facendo è per portare un po' di consapevolezza sulla posta in gioco. Con una lettera pubblicata dal quotidiano La Repubblica, Nicola Zingaretti suona oggi la carica in vista delle regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari e risponde soprattutto a chi dentro e attorno al PD, cominciando dalla stessa Repubblica, si sta schierando per il no, facendo notare che la legge elettorale proporzionale e il contrappeso che il PD aveva posto come condizione per sostenere la riforma tanto cara 5 Stelle e permettere così la nascita del governo giallorosso è ancora lontano. Martedì prossimo la Commissione Affari Costituzionali della Camera dovrebbe incardinare un testo base, ma appunto siamo ancora in commissione con un accordo di maggioranza a dir poco ballerino. Come se non bastasse l'ultimo precedente renziano, Zingaretti è il primo ad alzare la posta rispetto all'esito delle votazioni del prossimo 20 settembre, mostrando di non tollerare più le ipocrisie di chi sostiene che perdendo le regionali e vincendo il PD al referendum potrebbe continuare tutto come prima, senza riflessi sulla tenuta del governo. Governo che, si ripete come un mantra, è argine alla destra di Salvini e Meloni. Di più,
chi reputa conclusa la fase di collaborazione con 5 Stelle e Italia Viva non crei confusione, indichi strade alternative percorribili, continua Zingaretti, incurante di svelare così le debolezze del governo. E chissà che la vena di delusione nelle parole scelte non sia destinata anche allo stesso Conte, che per prudenza è stranamente silente dopo la buffata di conferenze stampa all'apice della pandemia, assente nella trattativa sulla legge elettorale e nella pur iniziata campagna per le regionali, che potrebbe vedere i partiti di governo sconfitti in Liguria, nonostante l'alleanza tra PD e 5 Stelle, e in Toscana soprattutto, qui proprio per la mancata alleanza. I 5 Stelle poi si avviano al loro minimo storico e dovranno faticare non poco per concentrarsi solo sull'auspicata e presunta vittoria del sì. Allora, rimaniamo su quest'ultimo importante quesito che ci pone Luca Sappino. Ma voi ci credete davvero a questa alleanza tra il vostro movimento e il Partito Democratico? Al governo abbiamo fatto un'alleanza che è stata salvifica del paese. Io vorrei attirare l'attenzione... No, non solo sul governo, scusi, proprio sull'idea strutturale di aver messo insieme due forze che parlano a un mondo che forse è molto, a elettorati molto, forse vicini. Allora forse. Abbiamo fatto una votazione, così come è nostra abitudine, per chiedere ai territori se nell'eventualità sul territorio, avendo una percezione più concreta di quelle che sono le altre forze politiche, di quello che è il loro programma, ci fossero delle possibilità di correre insieme, chi lo riteneva utile per portare avanti il nostro programma poteva farlo, che era una privazione che dipendeva dalle nostre precedenti regole. I nostri iscritti hanno risposto di sì, che si potrà vagliare la possibilità di concorrere con altre forze politiche. Al governo attualmente noi stiamo governando con un'altra forza politica, portando avanti moltissimi di quelli che sono i nostri punti programmatici, quindi abbiamo ritenuto che fosse una normale evoluzione di un percorso che sta facendo il movimento. Io non ho capito, le assicuro. Perché? Cioè, non ho capito veramente il... Quindi il Movimento 5 Stelle si candida ogni volta a decidere l'alleanza con chi stare? Mi scusi, se io sono su un territorio dove un partito politico mi propone di fare un inceneritore, non ci sarà nessuna possibilità che io faccia un'alleanza con quel partito politico. Se io sono su un territorio dove i programmi del Movimento 5 Stelle e di un'altra forza politica vanno verso la stessa direzione, per quale motivo, visto che l'esperienza di governo ci ha insegnato che si può fare il programma del Movimento 5 Stelle anche insieme a un'altra forza politica, perché non provarlo anche sui territori? Le faccio una domanda più dritta: voi combattete contro uno schieramento che mette insieme, grosso modo, secondo i sondaggi, fra il 40 e il 44% dei voti. Se voi e il PD continuate a dire che non siete alleati e andate separati, perderete matematicamente. Noi portiamo avanti la politica del Movimento 5 Stelle. Io vorrei anche togliermi da questo mantra che noi ci siamo perché dobbiamo evitare che. Io sono fortemente fiduciosa di quello che è il giudizio dei cittadini. I cittadini decideranno liberamente chi premiare alle elezioni. Però state governando insieme oggi, quindi siamo almeno ricandidarvi. Siamo governati insieme oggi, così come abbiamo governato prima con la Lega. Quindi voglio quindi dire... Quindi l'altro per me pari sono. Noi abbiamo sempre detto certo, che non avevamo una destra e una sinistra alla quale guardare, ma avevamo un programma che chi lo avesse condiviso poteva tranquillamente percorrere un pezzo di strada insieme a noi. Salvini ha deciso ad agosto dello scorso anno di interrompere tra un mojito e un balletto in spiaggia questo percorso. Abbiamo intrapreso un altro percorso con il Partito Democratico, ringraziando Dio. Ma voi ve lo immaginate se ad agosto... Ma le politiche che state facendo con questo governo immaginate se agosto crollava il governo e noi ci trovavamo in piena pandemia con un governo ancora da iniziare, che dovevano ricostituirsi le Camere. Questo era un paese morto. Quindi ben venga l'onere e l'onore di fare un altro governo e di aver affrontato uno dei momenti più drammatici del paese con grande serietà, con grande competenza e capacità. Dopo 4 anni che governi insieme, però questa condizione meravigliosamente virginale che voi rivendicate, se arriverete a fine legislatura sarà finita, non siete più candide, non siete più delle vergini che arrivano nel lagone. Se avete governato e condiviso, come dice lei, il programma per 3-4 anni, siete alleati. Perché condividete un programma e volete finire le cose che non avete finito. Ma io so chi è il Movimento 5 Stelle.
Bisogna capire se il Partito Democratico intende intraprendere un percorso virtuoso nel quale noi ci riconosciamo, così come oggi abbiamo trovato delle sinergie su alcuni punti, no, o se voglia fare altro. Giannini, teniamo il punto su questo che mi sembra interessante, no, per capire. Io sono molto identitaria, Giannini, io questa cosa non la voglio perdere. Noi siamo il Movimento 5 Stelle. Lo rivendico fortemente. Io mi rifaccio io attingo alle sacre fonti. La prima sacra fonte è l'elevato, Beppe Grillo, che ha dato un'indicazione abbastanza netta, no? Non riparliamo del Papete, per carità, è stato giusto fare il nuovo governo, sia pure cambiando radicalmente alleanze e mettendosi con quelli che fino a pochi mesi prima erano considerati i peggiori nemici, perché altrimenti avremmo effettivamente affrontato una fase difficilissima nelle condizioni più disastrose del mondo. Questo ce l'abbiamo alle spalle e ne prendiamo atto. L'elevato ha dato un'indicazione di fondo e ha detto: da adesso in poi il sentiero che ci vedrà camminare insieme sarà con il Partito Democratico. Poi c'è stata la svolta, culminata con il voto Rousseau delle settimane scorse sulle alleanze a livello locale, e Di Maio ha aggiunto: il movimento evolve, il movimento evolve. Allora il tema è, non è che deve evolvere il PD, perché più o meno il PD ha in qualche modo, anche se adesso in pendenza di referendum emergono parecchi mal di pancia, perché torna forte anche in qualcuno la tentazione, secondo me legittima, della vocazione maggioritaria, però in qualche modo la linea di Zingaretti è stata, sia pure obtorto collo, però facciamo il governo con il Movimento 5 Stelle, e se ci sono le condizioni, un'alleanza che per ora è stata necessitata, abbiamo provato a misurare sul livello locale, può diventare anche su scala nazionale. Adesso però il passaggio successivo lo dovete fare voi, perché il giochino che continuate a portare avanti, non siamo né di destra né di sinistra, ma facciamo le cose che vogliamo fare noi con chi ci sta, in questi due anni francamente non ha retto, anche perché il mondo sta andando in un'altra direzione, siamo di nuovo in presenza di una forte polarizzazione, guardi quello che sta succedendo negli Stati Uniti, anche in Italia i fatti dimostrano che la destra e la sinistra sulle politiche, sulle scelte da fare, pensi soltanto al problema sanitario di fronte al Covid, esistono e come, e allora siete voi che dovete a un certo punto decidere dentro questo quadro che tende, chiaro, e io dico che è un positivo, scelta verso di campo, un nuovo bipolarismo, a dover dire da che parte state, una volta per tutte. Così soltanto, secondo me, si esce da questa impasse che rischia di condurci per i prossimi due anni, fino all'elezione del Capo dello Stato, ad una instabilità strutturale, endemica. Quindi il compito è vostro adesso. Sì, ma infatti, se il movimento uno dei temi evolve, deve dire in quale direzione. Giannini, questo è uno dei temi di scontro. Posso ricordarle una cosa? Io ho vissuto 5 anni di opposizione di un PD a trazione renziana che poco aveva nelle tematiche la possibilità di un incontro importante come stiamo avendo oggi al governo e anche sui territori con un PD, chiamiamo così, derenzizzato. Quindi mi permetta di continuare a mettere al centro dell'agenda politica di qualunque partito dei temi. Se i temi saranno condivisibili e condivisi, per me continuare un percorso anche sui territori con il Partito Democratico può essere un bene per il paese, ma io mi continuo a concentrare su quelli che sono i temi. Le parlo della riforma del titolo quinto, le parlo della riforma dell'editoria, le parlo di tante cose che si possono mettere sul tavolo e sulle quali si può trovare una sinergia. Se c'è la sinergia va bene. Le abbiamo chiesto se voi vi sentite vincolati in tutto sul tema delle regionali, lei ci ha detto al PD e lei ci ha detto no. Le abbiamo chiesto se il PD si deve ritenere vincolato alla vostra bandiera del taglio dei parlamentari e lei ci ha detto sì, cioè se il PD si smarcasse lo considererebbe un tradimento dell'alleanza. Ora le chiedo, proseguendo il ragionamento di Giannini, cioè sulla perdita dell'innocenza, ma almeno il capo dello Stato lei pensa che sia indispensabile eleggerlo fra poco con una maggioranza insieme al Partito Democratico, oppure voi dite siamo liberi in Parlamento, potremmo anche votarlo con gli altri? Ma il Capo dello Stato è una figura di garanzia che meriterebbe
una convergenza di tutte le forze politiche, quindi sicuramente la figura che sceglierà la maggioranza sarà la figura che io appoggerò, ma spero che sia una figura talmente trasversale, beh, è ovvio, perché è garanzia dell'intera nazione. Non è che si prende l'ultimo pizzicagno, ma non è certo neanche una scelta puramente di maggioranza a discapito di, altrimenti perderebbe anche il senso dell'unità nazionale e della figura dello stesso capo di garanzia, lei dice. Dello stesso capo sì, di sì, però vuol dire i grandi presidenti della Repubblica sono stati comunque espressione di una maggioranza, i grandi presidenti democristiani. Certo, erano che lo voteremo. Se vuole sapere se lo voteremo in questa maggioranza, Pertini, insieme al Partito Pertini, Democratico, sì. Sono sicura che giungeremo. Sono sicura che giungeremo a un accordo insieme all'attuale maggioranza, sono sicurissima. Senta, torniamo però un attimo al vostro partito, anzi al Movimento 5 Stelle. Oggi manca un leader, c'è un reggente che è Crimi. Ecco, il fatto che manchi ad oggi una leadership non crea un problema politico anche al Movimento? E lei chi vedrebbe bene la guida? Ho amato molto il Movimento 5 Stelle quando si definiva leaderless, quindi senza leader. Però sono stata nella fase 1. E sono stata una delle promotrici di una governance diffusa piuttosto che di una figura di un capo politico unico, perché non credo che siamo eterogenei. Non ha funzionato. Allora a questo punto non sembra che non abbiano funzionato nessuno dei due, quindi non avendo una terza via per poter dare al Movimento 5 Stelle una guida, io continuo a pensare che invece ci sono stati due tentativi e che quello della governance pluralista sia sicuramente la soluzione ancora? Migliore alla quale anche sì, oggi? Sì, ancora sì. Oggi? Sì, sì, noi siamo un gruppo molto eterogeneo. Noi siamo un gruppo molto eterogeneo, siamo un gruppo al quale piace confrontarsi anche nelle contraddizioni e nelle diversità. Questa è stata per noi una grande ricchezza, perché ci ha permesso di affrontare moltissimi argomenti senza delle ideologie granitiche, ma mettendosi anche in discussione, e probabilmente una governance con più persone rispecchierebbe meglio quella che è l'eterogeneità del Movimento 5 Stelle. Lei fa cenno di no, Giannini. No, chi vede fine come capo politico? Me lo dica no, lei. Chi Conte lo vedrebbe no, bene. No, ma Conte io adesso dubbi. Sta facendo il Presidente del Consiglio e spero che rimanga per tutta la legislatura concentrato in un ruolo che sta svolgendo in maniera eccellente. Non sarebbe un perfetto leader del Movimento 5 Stelle un domani, Conte? Io lo vedo un perfetto leader. Quella che sarà la sua strada politica la deciderà nel momento in cui sentirà l'esigenza di farlo. Credo che oggi sia necessariamente, obbligatoriamente assorbito da un compito che è stato veramente sopra le forze di molti, ma che lui ha saputo gestire con grande, grande competenza. Senatrice Taverna, una delle argomentazioni usate più frequentemente in queste ore dal Movimento 5 Stelle per sostenere il taglio dei parlamentari a me mi incute veramente un'ombra di inquietudine. Cioè, voi dite 500 milioni di euro in 5 anni si risparmia con questo taglio, è il cuore del messaggio di Di Maio. Ma proprio lei, che è stata nelle istituzioni, è diventata vicepresidente del Senato, ha compreso bene come funziona la macchina parlamentare, pensa veramente che la democrazia sia un fatto di soldi, come se uno tagliasse il bilancio della spesa e dicesse vabbè, non compro il latte, non compro il formaggio? Le faccio solo un esempio, perché lei sa bene che il grande costo della macchina istituzionale italiana non sono i singoli parlamentari, ma la spesa che rimarrebbe comunque invariata. Quindi quando i sostenitori dei 5 Stelle, uno l'ha fatto anche adesso, mi dicono si risparmiano 500 milioni, ma non è vero, perché si continua a spendere inutilmente tutto il costo enorme, funzionari, archivi, strutture, palazzi, che resterebbe invariato. C'è un taglio simbolico, Allora, vabbè, il risparmio è indubbio, perché se fai un taglio dei parlamentari hai necessariamente un risparmio. Credo che sia uno dei tanti post che ha fatto Luigi, identificando molti di quelli che sono i motivi per i quali il messaggio noi più importante portiamo. Lo avrà ritenuto sicuramente un punto importante. Io mi sono concentrata invece sulla possibilità di rendere un Parlamento che vivo ormai da 7 anni. Questi ultimi 2 anni l'ho vissuto da vicepresidente del Senato, che mi ha consentito anche di analizzarlo un pochino più concretamente attraverso i regolamenti che prima Giannini richiamava come una delle fonti che dovrebbero essere modificate proprio in virtù del taglio dei parlamentari. E vi posso dire che io sono certa che portare da 945 a 600 membri il Parlamento lo rende
assolutamente in linea con quelle che sono le democrazie di tutta l'Europa, più efficiente, più snello, più capace di rispondere a delle esigenze del Paese che sono molto veloci, e porterebbe addirittura il Parlamento a riavere quella centralità che oggi si è un pochino persa, perché c'è un detto, io ho vissuto per molti anni con mia nonna, che era usuale parlare con detti popolari, troppi galli a cantare non si fece mai giorno. Ecco, il Parlamento italiano in questo momento però, vive... Queste sono le argomentazioni... Sono argomentazioni del ventennio. Allora, meglio che io faccio il vicepresidente del Senato. Troppi galli a parlare in Parlamento, sono cose veramente intense. Io faccio il vicepresidente del Senato. Del movimento, se posso. Questa è l'obiezione vera, però, scusi. Vale anche per la leadership diffusa. Lì è meravigliosa collegialità. 5 su 945, credo che le proporzioni siano assolutamente a vantaggio di una leadership diffusa del movimento, e mi sembra che il paragone sia assolutamente scherzoso, ma aderente alla... Sì, però io, ripeto, faccio il vicepresidente del Senato, quindi ho l'opportunità, da una posizione privilegiata, perché sono fuori dall'assemblea e ascolto, di vivere ogni momento del Parlamento. E uno dei momenti più nobili e più alti dell'assemblea parlamentare è quello della discussione generale, che è la discussione nella quale tutti i parlamentari si esprimono in merito ad un provvedimento, portando avanti le proprie istanze. E quindi dice, riducendo il numero, che succederebbe? No, le spiego. Ecco, quello è il momento nel quale il Parlamento presenta la minor partecipazione da parte dei parlamentari. Perché? Ma allora c'è una sottile contraddizione in quello che sta dicendo. No, non c'è nessuna contraddizione. Le sto dicendo che oggi c'è un numero di parlamentari non idoneo a quello che deve essere il funzionamento, l'attenzione, l'altezza delle cose che vengono discusse, la capacità di partecipare al... che non viene rispettato, allora, tant'è faccio... vero che un terzo dei parlamentari è perennemente assente. Beh, io ho dei nomi, le faccio un esempio, che mi vengono in mente, che mi fanno sorridere proprio. E li dica, fuori nomi, no, fuori nomi. Allora le faccio un sillogismo. Dica dei nomi che hai in mente. Quali sono i nomi che hai in mente? Ma scusi, quando lei era una giovane militante del Movimento 5 Stelle, io le faccio un nome, però mi permetta di sviluppare un sillogismo che mi tutela da eventuali problematiche. Quella non la usiamo, lo sa bene. Vabbè, però. E io allora, non l'ho usata, sono stata... Sillogismo, taverna, se sillogismo. Io ho un parlamentare che fa anche l'avvocato che mi fa il 99% delle assenze e che sono anni che viene messo in Parlamento tramite l'istino bloccato. Se l'Italia resta sempre l'avvocato assenteista. Potrebbe sembrare che io però quell'avvocato l'ho pagato con soldi pubblici per fare la sua attività privata per un altro parlamentare, ma piuttosto che anche fare con il parlamentare. Adesso non parliamo dell'onorevole Ghedini, voglio per piacere, Taverna, perché dire. Non ha senso, però non c'è il nome che voleva fare. Esiste anche... Farenzo mi ha agevolato nella... No, era ma non ha agevolato nessuno, ma certo, io ho fatto un parallelismo che però rende l'idea. Se io ho un terzo dei parlamentari non funziona, sa perché? O fate una legge per la quale è impedito il cosiddetto secondo lavoro, oppure certo. L'onorevole Ghedini, che le piace o no, è libero di fare l'avvocato. Ma anche se tagli i parlamentari... Allora, però, se io ho il 99% delle assenze da parte di un parlamentare e questo si ripete per un terzo dei parlamentari, Vorrei anche capire 200. Come fate voi a giustificare anche se sono 200 di però lei ignora questo fatto. Scusi, non c'è nessuna relazione. Se sono 100 ci possono essere gli assentisti, se sono 900 ci possono essere gli assentisti. Perché noi sosteniamo che è importante fare il taglio dei parlamentari, perché questo permette al cittadino di avere una conoscenza e una consapevolezza di chi è all'interno di quelle... Ma ce l'hanno già. No, non ce l'hanno, perché lei quanti parlamentari mi potrebbe nominare? 945. Ma se ne conosce 50, 100... Ma forse lei che ne conosco mestiere, quanti lei. Troppo. Scusi, sarebbe... però le faccio una cosa che umilia la democrazia. E sa chi sto citando? Verità. Non li conosco io. Una cosa che umilia la democrazia, e sto citando una leader del Movimento 5 Stelle, è l'assoluto ricorso alla fiducia, lo diceva lei. Ecco, oggi una parlamentare del Movimento 5 Stelle, sovranità del Parlamento, ha fatto un emendamento dicendo, giusto o sbagliato, non ci va bene che mettiate il rinnovo governo Conte del vertice dei servizi segreti dentro il decreto. Fiducia. Il governo ha posto la fiducia. Questa
e la limitazione della democrazia, secondo quello che diceva lei un anno e mezzo fa. Adesso cosa pensa? Sa qual è il problema? È che lo diceva e si è pentito o no? No, no, non me ne pento assolutamente. E anzi, allora non dovrebbe volere usare la fiducia. Parlamento più veloce, più efficiente e più consapevole del proprio ruolo consentirà anche di evitare una decretazione d'urgenza da parte dell'esecutivo che a volte è costretto della capacità del Parlamento di poter la fiducia non serve per la velocità e l'efficienza. Scusa un attimo Massimo, qua la fiducia è semplice, il governo non vuole quell'emendamento che il suo partito ha fatto, non un singolo, ma il suo partito mette la fiducia. Qua il numero dei parlamentari non c'entra. Lei mi deve dire se è giusto o sbagliato impedire al Movimento 5 Stelle un emendamento per decreto. Il dialogo parlamentare per me è sacrosanto. Quindi sbaglia Conte. Se c'è stato un confronto tra Parlamento e Governo in merito ad un decreto ed oggi si ha la necessità, perché lo sa bene che poi i decreti hanno una complessità che costringe a volte anche l'opposizione della fiducia, io non mi permetto di dire adesso chi ha torto ragione, perché lei meglio di me sa che tutto questo sta avvenendo alla Camera dei Deputati, alla quale io non faccio parte, stando impegnata sul decreto semplificazione non ho la capacità di seguire indistintamente tutto quello che accade. Approfondirò la motivazione, io credo che si tratta semplicemente di una deroga proposta da parte del Presidente del Consiglio su un rinnovo di alcune cariche che si presume abbia necessità di un clima più disteso per poter essere affrontato con mini spot con e poi Giannini la domanda dalle 100 pistole di Giannini. Facciamo già la domanda, così si crea la suspense, Giannini e poi il mini spot. Bene, Massimo Giannini, allora, era annunciata la tua domanda prima del mini spot, a te la senatrice D'Averna. Domanda carognesca, mi raccomando, molto cattiva. Ma carognesca, ma io torno sulle regole interne del movimento, fermo restando che appunto la senatrice Taverna non mi ha convinto sul Parlamento votificio, che non lo sarebbe più riducendo il numero di parlamentari. Però abbiamo accennato prima alla leadership del movimento, no? È di tutta evidenza che in questa fase nella quale si richiedono scelte rigorosissime e molto molto rapide, questa leadership collegiale diffusa, che alla fine fa sì che non governi nessuno e non decida nessuno, non porta benefici al governo. Però le voglio chiedere, ma questi stati generali di cui avete parlato tantissimo, quando saranno convocati e sulla base di quale proposta saranno convocati, anche dal punto di vista della leadership? Stati visto che Crimi è un reggente, quindi servirà un'alternativa. Certo. Chi sarà il leader del movimento? E quando saranno gli stati generali? Fortunatamente abbiamo una base importante di iscritti che quando vengono chiamati al voto rispondono. Quindi sicuramente sia che sia una governance collegiale o un capo politico saranno gli iscritti a sceglierla, non sarà nessuno di noi a decidere per l'uno o per l'altro. Gli stati generali, so che il capo politico Vito Crimi, che a me piace chiamare capo politico perché lo è a tutti gli effetti ed ha fatto un grande lavoro in questo periodo di difficoltà, perché non dimentichiamo che noi abbiamo auspicavamo fare gli stati generali, ma poi siamo stati invasi da una problematica molto più importante come quella di essere al governo durante una pandemia, che ci ha fatto ritenere più che doveroso mettere da parte quelle che erano le nostre problematiche interne per dedicarci completamente al Paese. Si sta organizzando un gruppo di lavoro che dovrà indicare, anche mantenendo le dovute sicurezze, se fosse in presenza, la possibilità di incontrarci e di decidere su dei punti salienti come quello della governance, come quello delle alleanze, che ha già visto un voto, e sicuramente ciò che ambisco è che si ritorni sui nostri strumenti a fare informazione. Io questa modifica della Costituzione ricordo il percorso che facemmo su Rousseau per la legge elettorale, un percorso molto articolato, con dei confronti, con degli esperti che vennero a parlare. La velocità di questi momenti dell'azione politica non ce lo sta concedendo. Quello che spero è che gli stati generali, specialmente sui temi, riprendano un percorso molto più concreto. Mi concederà solo questo, senatrice, che nel corso di questi anni il movimento
è stato in movimento, quindi si è anche evoluto. Sì. Quindi le espulsioni ci sono state e lì le ha decise qualcuno. Era una sorta di monarchia illuminata, no, chiamiamola così. Le espulsioni vengono decise dal collegio dei probiviri, che è un organo terzo la linea del politica, quindi... La linea politica, le espulsioni, il doppio mandato, che ora non esiste più. Cioè, è cambiata la natura del movimento, questo è innegabile, ma non lo diciamo noi cronisti. È nelle cose, la sindaca Raggi si ricandiderà. Ci sono state le espulsioni, avete cambiato linea politica legittimamente, per carità, cambia lo scenario, cambiate linea politica più volte, però questo dà l'idea di un movimento che appunto si adatta un po' a quel che accade. E io non ho negato questo, ho semplicemente detto che nel cambiamento continuo a desiderare per il nostro confronto con gli iscritti un percorso informativo importante che forse tra i tanti cambiamenti che ci sono stati ha perso un po' di centralità e che voglio riportare centrale nel Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo una base, quelli che chiamiamo gli attivisti, che sono delle persone che hanno reso possibile al Movimento 5 Stelle di essere esattamente quello che siamo, ossia cittadini prestati alle istituzioni. Voglio che quella base, quegli attivisti ritornino centrali nella vita politica del Movimento 5 Stelle. Ma un attivista che sognasse, perché si sveglia la mattina e dice io voglio la taverna leader, una speranza ce l'ha, gliela vogliamo dare una speranza che possa candidarla, che possa eleggerla? Se dovesse essere scelto il capo politico uno ed unico piuttosto che una governance collegiale, no, io non mi candiderei a capo politico, perché non credo che la figura del capo politico possa essere la figura corretta per portare avanti il movimento in cambiamento. Quindi governance collegiale. Governance, sarei felice di poter dare il mio aiuto se ci fosse una governance, dove però, questo l'aveva perso Giannini, pensavamo anche qualora dovesse passare l'idea di una governance all'interno della quale dovrebbe esserci un primus inter pares che sarà oggettivamente colui che poi alla fine prenderà la decisione. Cioè collegiale, però alla fine c'è sempre uno che decide. Quindi alla fine un leader ci deve essere. Certo. Un primus inter pares, però un attivista che sogna la taverna primus inter pares nell'organo collegiale, c'ha speranze? Ma perché togliere sogni agli attivisti? Sognassero quello che desiderano, però io le ho spiegato Giannini, correttamente qual è la mia posizione. Sarebbe un leader della taverna per il Movimento 5 Stelle no, 2.0? No Giannini, non risponda, perché se dovesse essere affermativo oggi non supererei il trauma. No, scusate, mi stai chiedendo se la taverna è matura per fare la leader? Potrebbe, questa è la domanda. Secondo la valutazione, la conoscenza? Mi faccio un editoriale domani. Perché no? Sì, certo, io penso che io penso che nel movimento c'è spazio per tutti, i fatti di questi anni lo hanno dimostrato. Beh, quindi ora... forse sì, anche per la senatrice. No, ma ora Taverna, sei democristiano tu. Basta ora che decidete, però. Sì, questo. No, io la cosa basta che però ambiguità, contesto... io dico basta ambiguità, dovete la decidere. La cosa che contesto è che non vi piacciono le nostre decisioni. Quello che io contesto è che a voi non piacciono le nostre decisioni. Ma perché decisioni. Sono non decisioni quindi, molto spesso. Ma non è vero che non sono decisioni, no, sono decisioni anche sofferte, Giannini, perché non è stato semplice per il movimento affrontare un cambiamento allora, così è stato importante. Detto che, allora, le faccio l'ultimo esempio. Mi scusi, è stato detto che a livello locale, e questo lo ha certificato anche la piattaforma Rousseau, voi dovevate fare alleanze col PD. Non le avete fatte, non le avete fatte. Ma perché non era quindi questo il quesito, ci sono Giannini, non decisioni su queste Giannini, cose. Il quesito diceva che i territori potevano prendere in considerazione la possibilità di presentarsi alle tornate elettorali anche in coalizione con un altro partito. Ma i territori, se hanno... Bene, risultato? Ma se non si sono incontrati, no, in Liguria siamo riusciti ad avere la possibilità con un candidato terzo di concorrere insieme. Pomigliano allora, c'è stato... Divisi, la sintesi è divisi e perdenti alla meta. Questo è il senso. Ma io ambisco nella divisione attuale di sperare in qualche vittoria, sia nostra che del Partito Democratico. Per le competizioni a venire si è data la possibilità di affrontarle con altre prospettive. Allora le facciamo vedere cosa dice Salvini, che continua ad esternare contro Lazzolina, e le facciamo una domanda sulla scuola, che per voi è...
uno dei punti su cui il movimento si è caratterizzato, con un suo ministro, una sua linea. Vediamo Salvini che continua a pubblicare. Ma perché poi mi avete scritto l'ex passionaria? E commentiamolo. Ex. Le ex. Adesso gli italiani hanno usato la testa, stiamo continuando a usare le mascherine, entra al caffè una alla volta, vai a messa una alla volta, vai in farmacia una alla volta. Questi taranti, questa è una battaglia che combatterò, vogliono trasformare le scuole in dei bunker con i banchi, con le rotelle. I bambini non si può. Mi vengono i brividi. Me la vedo qua la Azzolina sul viale di San Zanzibar. Allora, intanto non so se si può fare. La taverna chiede un emendamento del vetrino che c'è qua sopra, sì. Chiede di togliere, ma se è ancora passionaria deve dare qualche risposta sanguigna, dritta, deve mandare a quel paese Giannini, Cese, Parenzo. Mettete la fiducia sull'emendamento. Allora, la risposta sanguigna dopo le immagini di Salvini ci sarebbe, ma ho anche imparato a non dare facili sponde per essere poi criticata quando invece ho perfettamente ragione anche nelle mie accese prese di posizione. La scuola oggi è partita. 2 miliardi di cose mi verrebbero da dire, però quello che ho più in testa, perché io ho un figlio che va a scuola, mio figlio ha 17 anni, anzi gli faccio gli auguri perché fra poco ne avrà 18 ed è il mio orgoglio, mio figlio va a scuola e gli arredi scolastici, i banchi, hanno appiccicato sotto il chewing gum di mio nonno. Perché sono all'incirca 30 anni forse ancora che non si investe, Io la sento, questa roba del chewing gum la sento da giugno. Ma è così, e qualcuno si è permesso di criticare un ministro che ha fatto un investimento nel comparto istruzione il più grande negli ultimi 20 anni, che ha dotato le classi di banchi nuovi, il banco con le rotelle. Io voglio dire, ma qualcuno si domanda anche quello, come mai... Non li mangiano più i chewing gum, ragazzi, perché sono molto più educati di come eravamo noi. Qualcuno si domanda come mai si fanno tante critiche al sistema di istruzione che vede il professore dietro la cattedra e i ragazzi passivamente davanti in attesa della... Oggi ci sono altri modi di fare istruzione. Il banco a rotelle consente, ad esempio, di mettersi a cerchio, di guardarsi in faccia, di riunirsi in piccoli gruppi. Si va avanti. Questa che noi stiamo proponendo è la scuola che recupera 20 anni di mancati finanziamenti. Le classi pollaio, alle quali noi oggi siamo volentieri chiamati a mettere riparo, sono quelli della riforma Gelmini, della quale leggo una ansa ogni 2 giorni per difendere la distruzione che ha fatto lei quando era ministra. Allora, le cose da fare sono tantissime. I ragazzi devono andare a scuola e il 14 andranno a scuola. Troveranno docenti in più. Abbiamo fatto 97.000 assunzioni. Tra docenti i problemi ci saranno sempre. Però bisogna anche rendere merito a chi le cose le ha fatte, a chi le sta facendo, e questo merito io lo do in primis alla ministra che non si è risparmiata, dopodiché il Movimento 5 Stelle, che vi piaccia o meno, alcune cose le diceva da anni. Il Covid ha messo a nudo tutta una serie di problematiche alle quali noi volevamo già dare delle risposte, come lo smart working, e mi dispiace che abbiate tanta difficoltà, non parlo di voi due assolutamente e neanche di lei Giannini, me ne guardo bene, però che si abbia tanta difficoltà da parte dell'informazione a raccontare come stanno le storie. Prima degli esami di maturità c'era un mantra: non farete gli esami di maturità e questi ragazzi non torneranno e allora non si potranno diplomare. Sono stati fatti di presenze, i nostri ragazzi si sono diplomati, ma il giorno dopo non c'era un titolo di giornale dove diceva c'era una didattica a distanza che ha funzionato molto male, è sempre colpa nostra, tutto sbagliato, prima perché eravamo immobili, poi perché stavamo in movimento, ora perché abbiamo fatto un percorso, siamo sempre sbagliati, io pure sta cosa e comunque dopo 40 anni Massimo, la riforma la portiamo a casa. Da quando abbiamo tolto il vetrino
Grillo, da quando non è più ex passionaria, è partita. Era... Abbiamo un po' torniamo anche le virgolette a questo punto, abbiamo tolto tutto. È passato l'emendamento. Visto com'è veloce il Parlamento con il taglio di con il taglio di passionaria. Un'altra domanda carognesca. Quella era un po' gossipara, prego. Giannini. Ma la domanda carognesca... La domanda carognesca l'avete un po' anticipato, perché io volevo esattamente introdurre il tema della scuola. Cioè, io dico questo: se, tornando al tema dal quale eravamo partiti, il voto del 20 di settembre tra regionali e referendum, sul referendum vincerete voi perché è ragionevole pensare che passerà il sì al taglio dei parlamentari, se però alle regionali invece la botta sarà forte contro questo governo e quindi in definitiva anche contro questo attuale assetto politico, poi il tema di come superare comunque questo impasse e come rilanciare l'azione di governo a partire anche dalla sua formazione, ve lo state ponendo o no? Si parla da molti giorni di un possibile rimpasto, trovo odioso che le rimpastate, secondo le vox populi giornalistiche, siano solo donne, questo mi fa orrore da mille punti di vista, però ci sono alcune poltrone chiave, una è quella della Azzolina, l'altra è quella della Ministra del Lavoro, la Ministra Catalfo, noi abbiamo pubblicato proprio nei giorni scorsi un'inchiesta per esempio sui Navigator, dalla quale viene fuori il totale disastro dal punto di vista delle politiche attive della riforma reddito di cittadinanza più agenzie per il lavoro. 2.900.000 dovevano trovare lavoro secondo quel progetto, in realtà sono meno di 100.000 a distanza di un anno. Ecco, rispetto al rimpasto e alla vostra squadra ministeriale, non voglio parlare solo di donne, diciamo nell'insieme, compreso che so sono poltrone il ministro che della giustizia Bonafede, siete contenti così o non va forse rimesso un po' a punto la squadra di governo, secondo voi? Io ho lavorato con ogni singolo ministro perché i temi dell'agenda politica riguardavano il lavoro, riguardavano la scuola, riguardavano la giustizia e non posso che ringraziare ognuno dei miei colleghi oggi nei loro dicasteri per l'immenso lavoro che è stato fatto. Sicuramente c'è qualcosa da ottimizzare, come le politiche attive per il lavoro legate ai percettori di reddito di cittadinanza, però mi piace ricordare anche che in un momento così difficile come quello del Covid, se non ci fosse stata una misura importante come il reddito di cittadinanza, probabilmente milioni di persone avrebbero vissuto già il dramma della pandemia in maniera sicuramente questo più drammatica. Sui Navigator, quindi, però, quindi il direttore ha ragione, certa, è un disastro. C'è indubbiamente la necessità di ottimizzare un sistema che secondo me invece può e deve funzionare, perché il Navigator... Ma è ottimizzabile quel sistema? Sì, sì, io credo che... Ma io ne ho parlato allora, anche con la ministra Catalfo, e si può e si deve fare. Allora, questo grazie, grazie a Paola Taverna, abbiamo tolto ex, ora la prossima volta togliamo anche le virgolette così ci sbrana e entriamo subito nella parte che racconta oggi la svolta nell'economia, i numeri che sono grazie arrivati. Grazie a Giannini anche. Grazie a Giannini, grazie alla Taverna. Grazie entriamo a voi. Subito in questo dibattito che si pone questa domanda: perché in Italia non si consuma più e quando ci sarà il fatidico rimbalzo? E al posto della Taverna, in studio e già pronto dietro le quinte, c'è l'ex ministro, nonché leader di Azione, Calenda. Lo conosce, mi no, piace Calenda? Calenda? Auguri a voi. No, che auguri, perché? No, auguri, perché? Beh, è simpatico Calenda, auguri come dire che... No, dico buon proseguimento di trasmissione, era un grazie, modo cortese per salutare per salutare i telespettatori. No, ma noi gli avevamo chiesto un giudizio su Calenda, lo vuole nella maggioranza, lo vuole accogliere? Non credo, ma credo che oggi sia un parlamentare europeo impegnato quindi senza problemi di crisi di governo. No, no, ma non credo sia compatibile proprio Calenda con voi, però per carità, glielo richiederemo ancora una volta. Tutti possono migliorare. Non mi risulta. Grazie. Pubblicità, Calenda, tra poco assieme a Riello e a tanti altri ospiti. E allora rieccoci in onda con Bassetti, Riello, Rampini e ovviamente Calenda, a cui non possiamo non chiedere, dopo questo show della passionaria, orgogliosamente passionaria, Paola Taverna, lei si sente più incentivato all'alleanza con i 5 Stelle? Ma perché provochi? Porca, ma no, parere. Voglio un parere. La prima cosa che mi viene è aridateci rumor, nel senso che... Sono... Rumor, ricordiamo, cioè, storico, senso... dirigente democristiano. No, però loro, diciamo, se fanno questa mutazione fino in fondo, secondo me, insomma...
Cioè vuol dire che l'ha trovata troppo democristiana? No, per carità, cioè l'ho trovata che ha detto tutto il contrario di quello che ha più o meno sempre detto urlando, per ma cui un si esempio? Sentiva abbastanza. Un esempio? Beh, appunto, dalla storia della fiducia, alla storia dei due mandati, alla storia del no, ma noi siamo la stessa cosa, però certo non ci vuole il capo politico, però hanno un SRL che ha deciso tutto fino ad oggi. Cioè, però anche lei ha sempre detto non mi allerò mai con Renzi e magari lo sta per fare. No. No, no, l'ha fatto in Puglia. No, ma questo l'ho sempre detto però con Emiliano, come lei sa bene. Per cui no, ma c'è una differenza però sostanziale, che io posso avere idee diverse da Renzi, ma abbiamo lavorato bene insieme al governo. Io non ho mai detto che Renzi rubava i bambini per fargli l'elettroshock, non considero opposto nei valori che ha. Abbiamo due percorsi politici differenti. E qui stiamo parlando di una cosa che il Movimento 5 Stelle che non si riesce più appunto a neanche a diagnosticare, nel senso che è un posto dove dicono tutto, il contrario di tutto, a mattina, pomeriggio e sera, e poi ti continuano a fare questa roba anticasta per cui il referendum per il taglio dei parlamentari migliorerà la qualità dei parlamentari, cosa che è esattamente l'opposto, perché quando i segretari dei partiti dovranno decidere le liste e avranno meno posti, anche quei 4-5 indipendenti dalla società civile, diciamo un po' meglio, che mettevano, non ce li metteranno mai più. Capito? Allora partiamo da Bassetti. Economia. Perché lo fa... Sì, parliamo di economia, parliamo del dato sul PIL di oggi, molto interessante ma anche molto interpretabile. Però come sempre facciamo con Davide, quando abbiamo un epidemiologo, ne abbiamo avuti molti diversi in questi giorni, partiamo da lui, e Bassetti poi ha un'idea molto precisa, anche molto diversa diciamo dal parere dominante, per chiedergli la sua visione del virus, dei dati di oggi, della dinamica dei contagi a cui stiamo assistendo in Italia. Allora Bassetti, oggi quando ha visto i numeri che cosa ha pensato? Ma allora i numeri tanto sono sempre stabili ormai da un paio di giorni, di un trend che evidentemente è in salita come numero di contagi. Vede, noi siamo arrivati a una potenza di fuoco di circa 100.000 tamponi al giorno del 29 di agosto e ci manteniamo su dei livelli molto significativi. Lei deve sempre guardare la percentuale, certo, sul totale dei tamponi fatti, perché il numero assoluto purtroppo svia molto. Se ne hai fatti 100.000 e ce ne hai 1.500, sono l'1,5. Lo diciamo sempre, ecco, ma a questo punto dato... le chiedo a lei di commentare, perché se capisco quello che lei sta dicendo, lei dice abbiamo avuto una crescita forte di tamponature che ha prodotto una crescita forte dei contagiati e ora il dato le sembra più confortante? Ma il dato sembra ha raggiunto in qualche modo un plateau negli ultimi due giorni, vediamo come evolverà nei prossimi, ma vede, noi stiamo assistendo a una tamponatura mai eseguita prima, che è frutto anche del momento più attivo da quando conosciamo il coronavirus. Ferragosto, le grigliate, la spiaggia, le discoteche, i balli, le feste di paese. È chiaro che era evidente i viaggi all'estero, soprattutto in paesi ad alta endemia. Vede, buona parte dei contagi che noi oggi contiamo provengono da viaggi all'estero. Poi è chiaro che c'è quel numero dei 100 in terapia intensiva, ma vede, abbiamo tirato fuori nel mese di agosto circa 1.000 al giorno, siamo circa 30.000 nuovi contagi, e su 30.000 nuovi contagi avere praticamente 50 ricoveri in più, perché eravamo arrivati a 50 e ci eravamo fermati, è un numero che deve essere tenuto in considerazione, lo dobbiamo guardare, ma non deve al momento terrorizzarci, perché questo è il messaggio che deve arrivare. Allora, noi oggi siamo più bravi e il messaggio è che la gente muore di meno, perché a fronte di un numero così elevato di contagi, se si ricorda a marzo-aprile, a quel numero di contagio giornaliero, a quel numero di ricoveri corrispondeva sempre un numero importante di morti. I morti sono sempre tanti perché vorremmo che ce ne fossero zero e quindi li piangiamo tutti, però è evidente che oggi la malattia è in qualche modo diversa, anche perché siamo diversi noi, nel senso che siamo molto sappiamo più bravi curare meglio a fare sia i tamponi che a curare le persone. Le faccio l'ultima domanda, diciamo preliminare, perché questo ci aiuta al dibattito sull'economia, ma forse è la più importante. Ieri da noi Crisanti è venuto a dire: beh, abbiamo 4 settimane di vantaggio sulla Francia. In Francia c'è stata un'esplosione dei contagi, quindi io le chiedo che previsione fa, cioè ci stabilizzeremo o l'apertura delle scuole produrrà un salto
che ci porterà a quei livelli, 3-4 mila contagiati al giorno. Scommetta qualcosa della sua sagacia professionale. Dove arriveremo? Guardi, le previsioni secondo me lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Io quello che le posso dire però è che questo iperattività di agosto non credo che ci sarà altrettanto a settembre. Sì, si tornerà a scuola, però le persone staranno comunque più a casa, andranno a lavorare, rispetteranno anche molto di più le regole che conosciamo e che dobbiamo sempre raccomandare, le mascherine. Vede, noi in Italia dobbiamo dire una cosa, che siamo il paese al mondo che usa di più le mascherine. C'è un sondaggio di oggi che dice che gli italiani sono anche contenti di usarle, perché oltre il 60% ormai le condivide come un qualche cosa da fare tutti i giorni. Non però hanno non chiamato facciamoci sgarbi. Colpire dai numeri della Francia. Ecco, ma non facciamoci colpire dalla Francia, sgarbi. Perché la Francia fa 900.000 tamponi alla settimana, cioè una potenza di fuoco che è quasi tre volte la nostra. Quindi lei deve sempre guardare la percentuale, certo, del tamponi fatti. 900.000 tamponi alla settimana, noi ne facciamo più o meno 300-350.000, che sono praticamente un terzo della potenza francese, e i francesi stanno vedendo 4.000 contagi. Quindi non andiamo a guardare troppo fuori di casa. Grazie, Bassetti. Guardiamo a casa nostra, stiamo lavorando bene e continuiamo così. Grazie, Bassetti. Allora, questo diciamo importante, Calenda, per dare una sorta, come dire, di direttiva di marcia. Perché? Perché se è vero che da un certo punto di vista c'è un'incertezza di quello che sarà l'impatto della riapertura, dall'altra ci sono i dati, che quelli economici, che quelli rimangono lì. Allora, cartello numero uno, il PIL, secondo trimestre del 2020, meno 12,8%, meno 17,7% sull'anno precedente, questa è la fonte dell'Istat, per non parlare dei consumi in Italia, nel 2020 mancheranno 116 miliardi di euro. Mi chiedo, poi lo chiederemo anche a Giordano Riello, che nella vita fa l'imprenditore, è difficile in un momento in cui il paese è sospeso in un mondo che verrà, uno, per le aziende, programmare e capire come organizzare la propria produzione e il proprio lavoro, e dall'altra la spada di Damocle dei contagi di un paese che potrebbe aprire e chiudere a seconda delle necessità. Questo ma è il quadro, o sbaglio? È disastroso, perché l'economia di mercato si regge sulla fiducia. Cioè il principio fondamentale che muove tutta l'economia di mercato è la fiducia. L'assenza di fiducia più di qualsiasi altra cosa determina uno degli shock giganteschi. L'assenza di fiducia verso una nazione nell'acquisto del debito, l'assenza di fiducia rispetto alle proprie possibilità di reddito futuro e alle possibilità di investimento e quindi di ritorni futuri. Quindi noi siamo in questo shock, è uno shock di questa dimensione. Quello che dobbiamo però in questo caso usare è una leva di spesa pubblica che è necessaria nei momenti in cui appunto c'è questo shock di fiducia, perché la fiducia viene ricostituita facendo riaccendere il motore, l'infarto, diciamo, viene il defibrillatore, è la spesa pubblica, e la spesa pubblica però deve essere spesa pubblica fatta bene, e qui casca l'asino, perché qual è il nostro problema da sempre? Non è tanto la capacità di quanto spendiamo un sacco di soldi, molto spesso negli ultimi decenni ci siamo stati fermi sul discorso ma dove troviamo i soldi, poi alla fine la spesa pubblica è sempre andata. Il problema è la qualità della spesa e i capitoli di spesa. Io penso per esempio che oggi noi abbiamo una straordinaria opportunità di lavorare su due capitoli centrali, che sono quelli del rifacimento completo del nostro sistema sanitario e di assistenza e di cura, e del nostro sistema di istruzione, università e ricerca. Se noi facessimo un lavoro, e su questo i soldi europei ci sono, nel senso che il recovery fund su questa roba qua li copre, così come il MES sanitario, se noi lavorassimo su questo avremmo parecchi effetti positivi, che non sono solo quelli relativi a riaccendere i consumi interni, far rimuovere l'economia, spendere, fare spesa pubblica intelligente, ma per esempio avremmo degli effetti di lungo periodo sui giovani e le donne, che sono oggi le due categorie che anche da questa fase del Covid escono fuori più macellate in qualche misura. Ecco, allora io penso che queste due capitoli di spesa pubblica e un fortissimo stimolo agli investimenti, come facemmo con Impresa 4.0, aggiungendo tutta la parte di beni ambientali, un piano industriale di questo tipo sull'Italia, è un piano che non solo troverebbe il supporto incondizionato, supporto forte dell'Unione Europea, ma riaccenderebbe un po' di fiducia. E Rampini, questo è un po' quello che manca, insomma. Rampini, così come Bassetti ci ha fatto la sua fotografia del virus, potremmo chiedere a te di farci la tua fotografia, come facesti tempo fa, del virus in America in rapporto con l'Italia. Cioè, mi ricordo quell'immagine fortissima quando tu
quasi 2 mesi fa dicesti la via principale della ristorazione, dove c'erano i grandi ristoranti di New York, oggi è un cimitero di saracinesche abbassate. E, visto che stiamo parlando della ripartenza dell'economia in Italia, in America c'è stato il rimbalzo in qualche modo? Alcune di quelle saracinesche si sono alzate? Mica tante, non abbastanza, sicuramente non abbastanza. Se parliamo di saracinesche di ristoranti, in questo momento nella città dove io mi trovo, a New York, sì, i ristoranti hanno ricominciato a lavorare, ma con delle restrizioni credo più pesanti che in Italia, perché possono solo gestire tavolini all'aperto. Non c'è ancora il permesso di riaprire la parte interna del ristorante. Gran parte della città di New York ha ancora i segni visibili di una crisi pesantissima, negozi chiusi che probabilmente non riapriranno mai. C'è una forte diminuzione della popolazione residente, molti sono fuggiti, ricchi. Beh, i ricchi se ne sono andati nelle seconde residenze e non si sa se e quando torneranno, anche perché si comincia a percepire l'affacciarsi di un nuovo problema, che è un problema di sicurezza. Ne avete sicuramente sentito parlare a proposito degli scontri violenti in altre parti d'America, però non è soltanto lo scontro tra estrema sinistra radicale, estrema destra, suprematisti bianchi, c'è una sorta di ritorno di un'America violenta, di criminalità, di reati, dappertutto. Effetto del Covid? Effetto del Covid? In parte sì. In parte sì, perché c'è tanta più miseria. Nel giro di 6 mesi è precipitato il tenore di vita di una fascia importante. I più deboli sono stati i primi ad essere licenziati, a perdere posto, a perdere quel poco di reddito che avevano. E poi ci subentra invece un fenomeno politico, cioè la campagna contro le forze di polizia, che è una campagna che viene cavalcata anche da alcuni sindaci di sinistra, che hanno tagliato i fondi alla polizia, accusandola di comportamenti razzisti, fa sì che le città stiano già diventando più sicure. Quindi da New York a Chicago abbiamo un crescendo di criminalità, un aumento di reati come si vedeva da molti decenni. Quindi la situazione è tutt'altro che quella di una rinascita, di un rimbalzo positivo. Ci sono ovviamente dei settori dell'economia che si stanno riprendendo, però direi che prevale ancora il disagio sociale, di gran lunga. Bene. Allora, prima di vedere il servizio della nostra cara Rini, Giordano Riello, un flash per lei, visto che fa l'imprenditore, com'è è difficile programmare, diciamo, cioè, lui il futuro, è rimbalzato, gli investimenti? Lei che ha fatto, ad esempio, in questa fase e come si sta attrezzando nella ripartenza, che magari per lei c'è già stata la ripartenza? Guardi, le dirò di più. Innanzitutto vorrei fare un ragionamento su quello che viene raccontato e viene detto in questi giorni. Io sento parlare tantissimo su quello che sono le elezioni regionali. Bene, questo non deve essere la priorità del paese, e non lo dico perché sono imprenditore, ma perché è l'impresa, il mondo industriale e la produttività che devono essere la priorità del nostro paese. Per i più fortunati adesso si sta pensando di capire come programmare gli investimenti, per i più sfortunati adesso si sta cercando di capire come fare a non portare i libri in tribunale e a non lasciare a casa le persone. Quindi c'è una priorità che il nostro paese deve gestire, e non è quella politica, ma quella della politica industriale, perché la questione industriale non è la questione degli industriali, ma è la questione del paese. Bisogna azionare delle manovre forti per rilanciare il nostro sistema economico e produttivo, perché altrimenti veramente da qui a dicembre avremo un paese che sarà sfasciato. Quando prima Carina diceva, quando manca la fiducia va in qualche modo, no, vanno date delle garanzie, il tema probabilmente è esattamente questo. Le chiedo, ad esempio, nella sua azienda, il tema dei licenziamenti è un tema centrale per lei in questo momento? Guardando esattamente la nostra realtà, fortunatamente no, perché non abbiamo lasciato a casa nessuno, anzi, nonostante il periodo abbiamo assunto delle persone. Però per il sistema industriale italiano assolutamente sì, perché bloccando i licenziamenti e la cassa integrazione, così si rischia di rallentare gli investimenti e la programmazione da parte delle aziende. Bisognerebbe dare alle aziende non la possibilità di non licenziare, ma capire come investire, una fra tutte, una banalità semplice, immediata,
immediata la detassazione degli utili reinvestiti in azienda. Pensate bene che le aziende, gli imprenditori che decidono di reinvestire i loro utili in azienda e non tirarli fuori come dividendi, questi utili vengono tassati con l'IRES, che è l'imposta del reddito delle società, e l'IRAP, che è l'imposta regionale per le attività produttive. Quindi se io avessi la possibilità di investire 200 anziché 100, immaginate quante persone potrei assumere e l'indotto che potrei creare. Allora, è una proposta semplice e banale che non costa lo Stato, ma aumenta anzi nel lungo periodo il gettito fiscale per lo Stato stesso. Stiamo parlando da tempo di questo grande bisogno di ossigeno finanziario, prestiti, liquidità, e allora la nostra Francesca Carradini è andata a scavare proprio su questo tema, perché finita l'emergenza apparente, continua a esserci un'emergenza su questo bisogno. Questi quattro faldoncini qui sono le prenotazioni del 2019 e questa, 2020, a 17 di agosto, le prenotazioni fino ad oggi fatte. Solo una? Solo una. Lui è Giancarlo, il titolare di questa agenzia viaggi. Siamo ad Abano Terme, in Veneto, ma potremmo essere ovunque in Italia. Giochi viaggi. Ciao Barbara. Il lockdown ha chiuso le agenzie nei mesi in cui si registrano il maggior numero di prenotazioni, con le stesse conseguenze. Per me sono qui anche domani. Ciao. Questa è una mia cliente che va ad andare in Grecia domani. Parte o a disdice? No, parte. 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 Fortunatamente parte. Dal 28 di febbraio, 3 di marzo in poi, disdette come se piovesse. Io l'ultima prenotazione è stato un weekend a Volterra per 3 persone, ma per una redditività lorda di niente cocò di meno che 80 euro. Queste sono le pratiche 2019, 42 pratiche, 136.700 euro di fatturato. Pratiche per ad oggi, 6. 19.341. Questa agenzia nel suo piccino picciò, tra dipendenti e costi di produzione, costa 60.000 euro l'anno. Quindi tu non ti sei neanche ripagato le spese, cioè sei lontano? No, sono molto lontano. E ce la fai ora di dicembre a recuperare almeno quella? Non credo. L'unica mia possibilità di recupero è quella di fare un finanziamento. Indebitarmi. Non è una soluzione per un imprenditore. Assolutamente. C'è un rischio che almeno tra il 20 e il 30% delle agenzie tra settembre e ottobre saranno costrette a chiudere. Sono tante. Sono tante. Il turismo è un interesse di Stato, non è banalmente il 13% del PIL nazionale. La politica dovrà fare un passo in più, se no si assumerà la responsabilità di far decadere un settore. Mi fa molta paura. Perché a 57 anni è difficile ridisegnarsi un futuro. Ed è devastante. È devastante, lo è per me, ed è il motivo per cui io sento in maniera molto forte la rappresentanza per conto dei miei colleghi. Perché una parte di essi si ritrovano nelle stesse mie condizioni a non aver ancora raggiunto il minimo per poter andare in pensione o avere una pensione decorosa. E non aver certezze, perché questa è la cosa più destabilizzante. Calenda. Nel 2020, secondo quello che ci dice Concommercio, mancheranno 116 miliardi di euro e la media stimata è quella di 1.900 euro a testa. Se questa è la flessione, bisognerà continuare a porre l'accento sulla necessità di dare liquidità a interi settori, cioè basta quello che è stato fatto o serve un'iniezione di più, che tanti ci chiedono. Quando andiamo nella realtà a raccontare le cose, molti ci dicono non basta, per esempio anche sulla ristorazione abbiamo raccontato dei tanti ristoranti che abbassano la sala cinesca perché non ce la fanno. Cosa succederebbe a questo imprenditore? Cioè quello di indebitare, l'alternativa sembra mi indebito e ci riprovo. Oppure abbandono, chiudo. Chiudere e cambiare lavoro vuol dire perdere tutto l'avviamento e ovviamente è una cosa che non conviene, alla lunga non conviene anche all'imprenditore. Dopodiché io posso dire quello che avrei fatto, l'abbiamo scritto sul settore del turismo. Per esempio il bonus vacanze è stato un classico esempio di una roba che è stata fatta malissimo. Sono stati stanziati 2 miliardi e 4, sono stati spesi 200 milioni, prenotati 600 milioni.
Allora, questa fa tutta la differenza. Perché no? Questa differenza fra il prenotato e speso? Perché molti alcuni l'hanno prenotato, non l'hanno ancora questo erogato. No? Ah. Allora, questo è un esempio, per esempio, di quanto è decisivo il come fai le politiche, non il che titolo dai alle politiche. Lei parlava prima di finanziamenti. Bene, dati della SACE. La SACE doveva garantire 200 miliardi di prestito alle imprese, quelle un pochino più grandicelle. Oggi ne hanno garantiti 12 miliardi e 7, di cui metà è il gruppo Fiat. Metà è il gruppo Fiat, che nel frattempo si paga un dividendo, che nel frattempo va a TC sulle piattaforme Peugeot in Polonia, Schaumpert. E quindi disdice i rifornitori italiani. Non sta funzionando. E non è che io lo dico oggi o noi lo abbiamo detto tipo Salvini. Abbiamo fatto proposte alternative. Nel caso della SACE, disintermediarla, evitare un passaggio in più e andare direttamente sulla banca dando una manleva ai dirigenti bancari. Credo di averlo detto in tutte le trasmissioni televisive 60 volte. Allora, il punto che noi stiamo vedendo è questo. Noi siamo abituati a uno Stato che funziona male e tendenzialmente facciamo di tutto, tutti i giorni, per evitarlo. Ognuno fa i suoi slalom nel corso degli anni. Questa cosa già determina un disastro, no? Sull'istruzione, noi siamo uno dei paesi più ignoranti d'Europa, sulla sanità, dove avevamo delle liste d'attesa molto lunghe. Solo che bene o male tutti quanti imparano a vivere con uno Stato che funziona male. Quando c'è un'emergenza, lo Stato che funziona male fa la differenza se vivi o muori. E il problema è che non siamo più abituati neanche a ragionare sul buon funzionamento dello Stato, tale per cui tutto il dibattito politico è su tutto, l'avete sentito prima, tranne che sul buon funzionamento dello Stato. E quindi il buon funzionamento dello Stato cos'è? È vedere se un provvedimento, che è un titolo, quando diventa la realtà, funziona per le imprese, funziona per i dipendenti, funziona eccetera eccetera. Questa cosa non ha funzionato. Ora, continuare a dirlo oggi non serve a niente. Dire però che nel frattempo, per i soldi che arriveranno, e guardate che arriveranno quelli, ma ce ne saranno meno dalla BCE, quindi il saldo non sarà positivo, avremo più soldi recovery fund, meno soldi della BCE, saranno meno in totale. Noi oggi pensiamo di aver vinto la lotteria di Capodanno, e così non è. Bisogna avere tenere la testa su gestione, implementazione, i risultati dell'azione, la modifica dei risultati dell'azione che non funzionano, tutto quello che rende il governo il buon governo e di cui la politica non parla mai. Se non si fa questo in tempi di emergenza, un paese crolla. Se non si fa questo in tempi di normalità, un paese declina. Questo noi lo dobbiamo avere in testa fortissimamente. Questo riguarda non solo la maggioranza, ma le forze di opposizione. Oggi Salvini ha fatto, anzi ieri, un tweet in cui scambiava il fatturato per l'utile. Ora io vorrei capire una cosa, ma come magari un errore quello come, così, scritto, non un errore, un una lapsus, proposta, un lapsus, un facciamo lapsus. Il 15% di tassazione sul fatturato, che vuol dire aumentare enormemente l'attuale tassazione. Ma io dico, ma è possibile che noi continuiamo ad andare avanti con una classe dirigente a cui non affideremmo un bar, se fossimo proprietari di un bar, ma gli affidiamo uno Stato nella convinzione che lo Stato non è nostro, e quindi chi se ne frega, sia la taverna, Salvini, e chi se ne importa, perché poi il risultato è quello che stiamo vedendo adesso. Rambini, la tua impressione d'oltreoceano qual è, vedendo diciamo il nostro dibattito politico in Italia anche dal punto di vista economico? Ma intanto voglio proprio prolungare il ragionamento che stava facendo adesso Calenda, che è molto importante, perché la prima cosa che si nota dall'estero quando ci si occupa dell'Italia è quanto inefficiente è lo Stato italiano rispetto allo Stato tedesco o a quello danese, olandese, giapponese, non ne parliamo. Insomma, è il problema numero uno, e io sono d'accordo che non viene mai affrontato con l'attenzione, l'energia e l'impegno giusto da parte della classe politica. Anzi, e qui voglio fare un passo oltre, guardate che una cosa che si percepisce dall'estero è che proprio l'emergenza coronavirus è diventata un altro modo per sovraccaricare di poteri inutili la burocrazia italiana. Cioè il livello di regole totalmente non li fanno esperte. I comitati in America?
Non li fanno i comitati? Meno, c'è intanto il federalismo americano fa sì che le regole siano decise a livello locale in maniera più snella, ma soprattutto i formulari, per esempio l'orgia di formulari che io quest'estate ho dovuto compilare per entrare e uscire dall'Italia, non esiste in nessun altro paese al mondo. Tipo qual era quello più drammatico? Per viaggiare, ma uscire e entrare... Ovviamente sono formulari che in teoria servono alla tracciabilità, ma viviamo in un mondo digitale, solo la burocrazia italiana continua a produrre una modulistica ottocentesca, carta su carta, pensa di uccidere i virus schiacciandoli sotto tonnellate di moduli. È una cosa. Però vedete, guardate che questa è una cosa molto seria, perché quando l'emergenza, anziché diventare la leva per rinnovare lo Stato, diventa un'altra occasione per attribuirgli ancora più poteri arbitrari, pesanti, opprimenti e fastidiosi, si alimentano quei movimenti negazionisti, quelli che non vogliono, che vogliono sbarazzarsi di tutte le regole, che sostengono addirittura nelle parti più farneticanti che il coronavirus è un complotto, è un'invenzione, no? Vedete, però questo è anche la reazione di una parte della società civile che non ne può più di avere una burocrazia che la insegue centimetro per assillarla con delle regole inutili. Bassetti, proprio questo tema credo che sia cruciale, no? Ci sono state delle riaperture, ma alcune attività sono in ginocchio. Il turismo è stato falcidiato, le attività basate sui trasporti sono ancora fortemente limitate, la ristorazione ha dei vincoli. Allora io voglio chiederle, secondo lei, non secondo quello che è possibile leggere nei comunicati del Comitato Tecnico Scientifico, quando si potrà tornare e a che soglia, diciamo, di contagi si potrà tornare alla parziale normalità o almeno riavvicinarci alla normalità? Cosa deve accadere? Ma vedi, io credo che con quelle misure che conosciamo, che sono la mascherina, il distanziamento e il lavaggio delle mani, si può tornare alla normalità. È un modo di vivere, di convivere col virus rispettandolo. Questo secondo me è il messaggio che deve venire dalla medicina oggi. Cioè lei abbatterebbe, per esempio, il metro nei ristoranti? Ma io direi che nei ristoranti, alla fine, al ristorante, le regole che abbiamo utilizzato, non mi pare che da quando hanno aperto i ristoranti siano diventato un luogo di contagio, anzi, ci sono state alcune segnalazioni, ma sicuramente aneddotiche. Per cui, vede, si può tornare a una normalità nel momento in cui si rispettano alcune regole, nel momento in cui si impara a convivere con questo virus, perché guardi che questo virus non andrà via tanto facilmente, è arrivato, ci conviveremo per ancora alcuni mesi, certamente fino a che non arriverà il vaccino, e non arriverà il vaccino per tutti. Quindi noi non possiamo continuare, a mio parere, a dare ogni sera il bollettino di guerra dicendo quanta gente c'è in terapia intensiva, perché questo secondo me è profondamente sbagliato, perché portiamo una materia che è tipica della medicina il popolo che non è abituato a questi numeri. Noi abbiamo mai dato i numeri di quanta gente ogni giorno ha l'infarto del miocardio, o quanta gente ogni giorno fa gli incidenti stradali, o quanti tumori del polmone diagnosticiamo. Abbiamo avuto una fase emergenziale in cui è stato giusto mettere in guardia la popolazione. Oggi quella fase emergenziale, quella ospedaliera, quella brutta, non c'è più. Torniamo a vivere con le misure che conosciamo e cerchiamo, per favore, però, di fare meno allarmismo. Bassetti, perché l'allarmismo ci colpisce le aziende, colpisce però l'economia, è interessante quello che lei dice. La voglia di investire. Ho solo un dubbio, voglio sentire anche Calenda. Cioè, ormai siamo tragicamente tutti da mesi abituati a questo bollettino, giusto o sbagliato che sia in quella fase acuta, probabilmente invece era necessario. Ma in questo dissento da Bassetti, la voglio chiedere a Calenda, in realtà la consapevolezza dell'opinione pubblica di sapere anche durante la riapertura quel che accade diventa in realtà determinante. Cioè, per rendere il cittadino responsabile delle proprie azioni, sapere quello che succede, il rapporto dei tamponi, quanti sono gli infetti, diventa determinante per una riapertura consapevole della società. Se siamo un paese in stato d'emergenza, deve esserci anche un controllo democratico mi sembra evidente, sui vincoli dell'emergenza. Il punto di vista di Bassetti è interessante, però ma è interessante, perché in realtà è un grande dibattito su
l'Occidente nei confronti della mortalità, e della mortalità quando questa mortalità è legata a un fenomeno, no? Perché questo tema non c'è solo in Italia, questo tema c'è identico in Francia. In Francia si contano i contagi, arrivano i contagi, in Belgio lo stessa cosa, il Parlamento europeo è di fatto ancora, non puoi fare delle riunioni che non siano con più di una persona. E tutto questo è vero, se uno guarda i numeri dice ma quante persone muoiono di infarto, quante persone a oggi, però non funziona così. Non funziona così perché l'Occidente ha in qualche modo spinto, secondo me, molto via da sé l'idea della morte, in particolare di quella che deriva da una condizione così imprevedibile o comunque da un contagio, eccetera, eccetera, tale per cui questa cosa è caricata di un valore gigantesco. Allora, da un lato Bassetti dice una cosa molto giusta, a mio avviso, bisogna sempre dare il contesto. E quello che c'è stato, e qui bisogna davvero evitare la polarizzazione che rischia di esserci, come c'è sulla politica italiana su qualunque argomento, cioè sulla prostata di Briatore, adesso dico per dire negli ultimi giorni, rischia di esserci anche qui tra l'estremo dei negazionisti e quelli che dicono bisogna chiudere qualunque cosa, e scompare il pragmatismo e la razionalità, ma che noi riusciamo a far scomparire dalla televisione o dai media o dal nostro sentire quei numeri è molto complicato. Federico perché Rampini, in tutto il mondo sta andando così. Federico Rampini, in America. Sì, Bassetti, risponda per un attimo, vorrei chiudere questo micro focus sentendo da Rampini se anche in America c'è la stessa attenzione ai numeri, la stessa idea di controllo, tra virgolette, dei dati, dell'epidemia, della dinamica dei contagi. Ma sì, sostanzialmente il dibattito che avete appena animato voi c'è anche qui negli Stati Uniti e devo dire che io sono piuttosto d'accordo col professor Bassetti, il virologo, sul fatto che l'ossessione di questi numeri che ci vengono... Infettivologo. Però sempre professore, spero. Sì, sì. Certo, sì. Questo bombardamento dei numeri, vedete, a me ricorda un'altra crisi americana. Correva l'anno 1979, quindi nessuno di voi era nato all'epoca, ma era la crisi degli ostaggi in Iran. La crisi degli ostaggi in Iran. Tutte le sere, tutti i canali televisivi americani davano il conteggio dei numeri di giorni passati da quando l'ambasciata americana a Teheran era stata presa in ostaggio, e questo tolse qualunque lucidità politica, qualunque capacità di manovra. Era una specie di ipnosi collettiva, no? Un'ossessione, per cui non c'era più razionalità nell'affrontare quella crisi. Oggi, per fortuna, anche qui negli Stati Uniti, ci sono degli scienziati, degli esperti seri, che stanno dicendo le stesse cose del professor Bassetti, infettivologo, cioè la malattia è cambiata, è ancora in mezzo a noi, però si muore meno, ci sono meno ricoveri ospedalieri e quelli che vengono ricoverati li si cura meglio, con più efficacia. Allora è il momento di bilanciare i provvedimenti e le misure e di prendere in considerazione quell'altra pandemia che è la depressione economica, che sta facendo altri danni molto gravi, senza con questo abbassare la guardia, ma senza neanche inseguire la mortalità zero, che non esiste, come non esiste per il cancro o per l'infarto, senza inseguire quella che sennò rischia di diventare una specie di hubris dell'immortalità umana. Il rischio esiste, ma ci sono altri rischi e bisogna cominciare a bilanciare. Bassetti, che voleva dire, e poi sentiamo Riello. Volevo dire, tanto che grazie, perché mi pare che mi fa piacere essere d'accordo. Io di economia non capisco niente, però di medicina qualcosa sì. No, secondo me noi dobbiamo instillare negli italiani la fiducia nel sistema sanitario, perché guardi che oggi noi, ce lo può dire chi è fuori dall'Italia, l'Italia è vista nella gestione del coronavirus come un esempio mondiale. Io vengo invitato ogni giorno da tutti i paesi del mondo a fare relazioni via web, ovviamente, perché non si può viaggiare, per dimostrare quello che abbiamo fatto nel nostro paese. Gli italiani devono tornare ad avere fiducia anche nell'economia e nei consumi, perché devono avere fiducia nel loro sistema sanitario, in quello che stiamo facendo e in quello che abbiamo fatto. Siamo stati sicuramente il primo paese occidentale che ha gestito bene questa emergenza. Mettiamoci qualche volta
anche qualche stellina sul bavero, perché credo che ce la meritiamo. In questo senso dobbiamo prendere fiducia. Come abbiamo gestito quella fase che era devastante, saremo altrettanto bravi a gestire questa fase che non è così devastante come quelle. Torniamo a vivere con le precauzioni che conosciamo. Riello, i dati sugli occupati luglio 2020 l'abbiamo sentito e letto in questi giorni, più 85.000 sul mese precedente, il cartello ce lo abbiamo, meno 556.000 sull'anno precedente sono i dati dell'Istat. Ora, su tutto questo, qualche giorno fa il ministro Gualtieri dice: io mi aspetto comunque una fiammata, quello che ha chiamato, perché lo dicono i dati fiscali, il cosiddetto rimbalzo, perché in base appunto ai dati fiscali questo ci può far ben sperare. Che dice il mondo dell'impresa? Se non altro il mondo dell'impresa, il suo osservatorio, la sua... Io spero veramente che il Vice Ministro non si sbagli in questa sua analisi e riflessione, ne saremo tutti felici e contenti. Lei lo vede questo? Certo che a me preoccupa il... Io vedo che le aziende sono ancora con la impossibilità di licenziare e di portare i libri in tribunale. Io vorrei vedere cosa succede quando questa situazione si sblocca in questo senso. Allora a quel punto lì avremo veramente il termometro del rimbalzo sì o del rimbalzo no. Devo dire che comunque dal mio osservatorio in questo momento non vedo grande fiducia nei mercati e nelle produzioni di tanti colleghi che sento che sono in grande e profonda difficoltà. Ripeto, spero che il Vice Ministro abbia ragione, e se questo succederà vuol dire che veramente l'economia italiana è in recupero. C'è però da vedere i dati anche su quelli che sono i PIL del nostro paese, che è solo del 90% il recupero rispetto a quello del 2001, rispetto ad altri paesi UE come la Germania che sono al 117%, o una media che si attesta intorno al 105%. Quindi abbiamo ancora molta strada da recuperare. Abbiamo perso di meno di prodotto interno lordo rispetto ad altri paesi in questa pandemia, perché come diceva il professore l'abbiamo gestita bene quella sanitaria, però io non sono altrettanto fiducioso che siamo stati in grado di gestire quella economica con altrettanta velocità. Allora, anche perché io da febbraio, e finisco il ragionamento, da febbraio ho sempre posto l'accento sulla pandemia economica che eravamo a procinto di attraversare. Siamo arrivati in ritardo e la situazione sicuramente non facilita le nostre imprese, il nostro sistema economico-industriale. Allora, tante considerazioni economiche sui dati, sull'economia, sulla ripresa, però non possiamo non fare, come l'abbiamo fatto alla taverna, a Calenda, la stessa domanda su una delle notizie del giorno. Un sondaggio che parla di contendibilità della Toscana, e voi siete nel campo del centrosinistra, ma non alleati del centrosinistra. Se Salvini vincerà nella maggioranza delle regioni, secondo lei si deve andare al voto? Viene meno la forza della maggioranza che sostiene il governo o no? No, secondo me la forza della maggioranza che sostiene il governo è già venuta meno. No, le regionali sono del tutto secondarie. Io non credo che si perderà la Toscana, non lo auspico. Personalmente darò un'indicazione di voto come azione di votare per Gianni, anche se io penso si poteva trovare un candidato più forte, più largo, più efficace, questo nella maggior parte delle regioni. E se la sua candidatura separata di sostegno a Scalfarotto farà perdere Emiliano in Puglia, si sentirà responsabile? No, ma là il sistema non vale, perché Emiliano per me è il peggior populista che giri per l'Italia. Ecco. E quindi non è una battaglia personale, è una battaglia politica. Io l'ho visto fare dalla Xylella all'Ilva, alla TAP, un disastro dietro l'altro, con toni insopportabili, con accuse ai governi del PD tragici. L'unica quindi domanda preferisce che uno si pone è perché il PD Fitto l'abbia candidato. Diciamo. Preferisce la vittoria di Fitto? Ma tra i due, se preferisco Fitto e Emiliano, sì, 10 volte. Questo l'ho già detto 60 volte. È per me è del tutto invotabile, perché fa parte di un partito che è antieuropeista, un partito che ha delle frange di estrema destra, peraltro non so come ci si trovi ben bene. Però l'ho detto 100 volte. Fitto preferisco Emiliano. Breve pubblicità, grazie a Calenda e agli altri ospiti. Rampini rimane con noi, Maurizio De Giovanni, che ormai il pubblico di In Onda conosce, buonasera, grande scrittore, bentornato in Onda, e poi un grande chef, caro Telese, visto che... Sì, perché noi vi stiamo raccontando con un focus particolare che il paese rinascerà quando torneranno le grandi, meravigliose, no? i grandi incassi del mondo del food, che è uno dei grandi volani che fanno girare l'Italia. Pubblicità con e da qui sorprese. E dalla buona forchetta ripartiamo.
con questa nuova pagina presentandovi un ospite che forse avete già avuto la fortuna di incontrare nelle cucine di uno dei suoi ristoranti tra la penisola sorrentina, Londra, la Sardegna, Milano. Si chiama Gennaro Esposito, buonasera e benvenuto. Benvenuto in onda, con noi sono rimasti Federico Rampini, Maurizio De Giovanni, scrittore. Appena arrivato De Giovanni, uno dei più grandi opinionisti letterari della TV italiana. E vediamo allora subito questa scheda che ci racconta chi è Esposito. Se non si fosse messo ai fornelli, avrebbe tentato la carriera del batterista e non sarebbe diventato uno degli chef più grandi d'Italia. Qualità della materia prima e verità sono le sue parole d'ordine. Dimenticare le origini, per lui, il peccato mortale. Gennaro Esposito nasce a Vico Equense, nel cuore della penisola sorrentina, 50 anni fa. Qui impara il mestiere nella pasticceria dello zio, da piccolo, e qui, nel 92, inizia l'avventura con Torre del Saracino, che lo porterà a conquistare le 2 stelle Michelin e le 3 forchette del Gambero Rosso. Nel mezzo, l'incontro della svolta con Gianfranco Vissani e poi le esperienze a Monte Carlo e a Parigi con Frank Cerutti e Alain Ducasse. Da qualche anno Chef Esposito ha messo radici a Capri, Milano e Ibiza. Il Covid è stato un disastro, ma ha deciso di riaprire anche in perdita. Il virus per lui è una sfida. L'unica speranza per farcela, ripete, è la serietà. Allora, ci tocca intanto una curiosità, visto che lei, come dire, ha radici anche a Porto Cervo. Com'è andata lì la stagione? Ma Porto Cervo è innanzitutto buonasera a tutti, buonasera. Scusatemi, non ho salutato. Porto Cervo è cominciata bene, è finita male sostanzialmente, perché noi abbiamo aperto questo pop-up ad agosto, quindi solo un mese, per sperimentare appunto il mercato di Porto Cervo, che tra l'altro è esagerato, bellissimo. Però all'inizio è andata molto bene, la clientela molto interessata e anche degli incassi, diciamo, performanti. Poi dopo, a causa, diciamo, dei comportamenti sicuramente scelerati, sono scappati tutti e quindi l'ultima settimana di settembre, un pochino l'ultima settimana di agosto e un pochino di settembre è stato perso, senza dubbio. Però in compenso in penisola la situazione è stata molto, molto positiva, siamo stati contenti perché non ci aspettavamo un consenso così importante. Insomma, si è lavorato bene, la ristorazione ha perso chiaramente tutta la parte degli eventi, della banchettistica che insomma un pochino facciamo, però tutto sommato dalla riapertura in poi, da fine maggio in poi, è andata molto bene, non ci possiamo lamentare. Chiaramente sto parlando dei piccoli centri o comunque dei centri turistici. Londra è ferma e ripartiamo la settimana prossima, chiaramente incrociamo le dita, ma insomma ci aspettiamo uno scenario non facilissimo. Milano l'abbiamo lasciata tutto sommato che si stava riprendendo, adesso dobbiamo vedere quando riapriremo anche qui la settimana prossima che cosa ci aspetterà, perché comunque è uno scenario mutato, c'è poco da fare. Tutta la ristorazione che viveva con il traffico degli uffici, col business, con i convegni, con i congressi, è molto in difficoltà, di conseguenza è caduta tutto il mondo del food che beneficiava di questa meravigliosa corrente, soprattutto su Milano, è in difficoltà, gli alberghi sono in difficoltà. Cioè la situazione è abbastanza difficile, però io devo essere sincero, voglio spezzare una lancia per i ristoratori e per gli albergatori che con tanto orgoglio, tanto coraggio, tanta tenacia hanno aperto, hanno affrontato veramente il mistero, insomma un mercato nuovo. E qualcuno è stato più bravo, qualcuno meno, i numeri hanno dato ragione di più ad alcune zone, ad alcune altre. Bisogna aspettare che si tranquillizzi un po' di più la situazione. Quello che però in un'intervista voglio dire, no, scusatemi, sì. Voglio finire. Voglio dire una cosa. Voglio dire a tutti i ristoratori, molti sono stati bravissimi a gestire questa sensazione, e anche concreta, sensazione di sicurezza che dobbiamo dare alla gente. Quindi mascherine, distanziamento, insomma tutte quelle pratiche che dobbiamo fare per far capire che i ristoranti sono e possono senz'altro essere di più ancora
un ambiente sicuro, un ambiente dove viene insomma adoperata tutta una serie di procedure affinché la salute e la sicurezza dei nostri clienti sia sicuro, e chiaramente anche la nostra e i nostri collaboratori. De Giovanni, in un'intervista che gli abbiamo fatto, Luigi Scordamaglia di Filiera Alimentare, per spiegarci come mai la rottura del meccanismo del food è diventato un colpo anche per l'economia di tutta la filiera, ci ha fatto questo esempio. Quando voi vedete l'Amarone, uno dei vini più pregiati e conosciuti all'estero, che sta al discount a 9,90 euro, dovete preoccuparvi, perché vuol dire che un'annata, quella precedente, è in svendita e che quella futura è a rischio. Ecco, questo esempio vale per molti prodotti tipici italiani, molti prodotti di qualità che sono stati trainati dalla ristorazione, anche quella di eccellenza, e che ora che la ristorazione d'eccellenza è quella di media grandezza, la middle class, potremmo dire, delle osterie, è in difficoltà, sta rallentando in tutti i suoi settori. Qual è l'immagine, qual è il rapporto che un intellettuale come te ha con il cibo, con il mondo dei ristoranti, con gli chef? Guarda, io ho il sospetto, buonasera anche da parte mia naturalmente, è un abbraccio affettuoso a Gennaro, che è un vanto non solo per la mia regione ma per tutto il paese. Io credo che si stia facendo un errore grave di analisi, che è un errore di... certo, un'analisi fatta per comparti. Non è così, l'analisi va fatta per territori. Ci sono regioni, intere regioni di questo paese, che vivono tutto l'anno degli introiti della stagione estiva o comunque del turismo, dell'accoglienza. Il problema serio non è nei ristoranti come quello di Gennaro, che hanno comunque la fila qualsiasi sia il momento in cui decidono di aprire. Ci sono moltissimi operatori che vivranno l'intero anno in gravissime difficoltà economiche perché non hanno potuto lavorare quest'estate. E questo in regioni intere di questo paese. La Sardegna avrà problemi, la Campania avrà problemi anche grossi, li avrà la Sicilia, li avrà la Calabria, la stessa Puglia. Cioè, io credo che la problematica relativa al comparto turistico alberghiero, ma anche alla cultura, allo spettacolo. Guarda che c'è una sofferenza del mondo dello spettacolo che è veramente fortissima. Quindi, così come questo paese ha trovato nella cultura, e quindi anche nella cultura enogastronomica, nella fattispecie, ma nella cultura del teatro, nella cultura dello spettacolo, un'importantissima leva economica, rinunciare a questa leva economica in questo momento, non intervenire con immediatezza e con forza a sostegno di questi settori, significa veramente rassegnarsi a un gran brutto momento che interverrà quest'inverno, con dei risvolti sociali, importanti e pericolosissimi. Perché io mi chiedo, e vi chiedo, e avrei chiesto volentieri anche agli esponenti politici che c'erano prima, che cosa potrà succedere a tutte quelle famiglie che si ritroveranno senza la disponibilità di quello che non hanno potuto guadagnare quest'estate. Allora Rampini, intanto ricordiamo anche il tuo libro edito da Einaudi, lo vediamo inquadrato. Questo ci serve ad allargare anche il nostro ragionamento, perché dietro, eccolo qua, Oriente, Occidente, massa, individuo e Occidente. In realtà parlare dei ristoranti non vuol dire parlare del singolo settore, ma dietro questo c'è tutta una filiera enorme, perché ci sono i clienti, ci sono i fornitori, c'è il ramo dell'agricoltura, c'è il settore del vino. Allora, parlare di questo vuol dire mettere in fila tutto un intero settore che oggi è in crisi e che è vitale per le nostre città e per la nostra economia. Ma certamente, intanto mi associo a quello che hanno già detto lo chef Esposito e lo scrittore De Giovanni, perché anche qui in America abbiamo una cultura gastronomica che è stata colpita a morte dai lockdown, che significa anche tanti sbocchi per il Made in Italy, perché proprio uno dei biglietti da visita dell'Italia, certo, negli Stati Uniti è la qualità del nostro cibo e la qualità del nostro vino e la qualità di una ristorazione che aveva fatto dei balzi in avanti eccezionali negli ultimi anni. Non si era mai mangiato così bene
in America nei ristoranti italiani come adesso. Grazie a tanti giovani che sono emigrati dall'Italia portando idee nuove, creatività, freschezza, tutto questo è sostanzialmente fermo. Adesso le riaperture ci sono state nel settore della ristorazione, non in quello dello spettacolo, e qui veramente sottolineo quello che ha detto Di Giovanni, perché io ho un figlio attore a New York che da 6 mesi vive di indennità di disoccupazione. Quel mondo lì è agonizzante. Teatro, ma anche concerti di musica, produzioni televisive, cinematografiche, i musei di New York che stanno riaprendo timidamente adesso con un 25% di flusso di visitatori, ma nel frattempo la distruzione di reddito, di lavoro, di speranze, c'è una generazione di artisti che hanno visto stroncate dei sogni, dei progetti, è una cosa a cui dovremmo dedicare molta, molta più attenzione. Ma torno alla questione della ristorazione. È vero che è una filiera importantissima, e qui negli Stati Uniti siamo uno dei mercati di sbocco più importanti per l'agricoltura italiana, per il vino italiano, e quindi i danni sono a catena, è un accavallarsi, è un effetto valanga dei danni che si continueranno a subire, a calcolare, a conteggiare ancora per molto tempo. Allora, Esposito, in una puntata che ha avuto quasi un momento drammatico, un suo collega, ospite nostro, Lamantia, ha rivelato così in diretta che avrebbe chiuso, poi se ne è discusso molto, nei giorni successivi il suo ristorante di Milano. Non riusciva più a reggere quel dimensionamento, 1200 metri quadri, e ha spiegato: è venuto meno tutto un pubblico che era quello dei gourmet che girava l'Europa, una clientela cosmopolita che era parte importante di questi incassi. Allora vorrei che sentissimo insieme quel passaggio drammatico e ci dicesse dal suo punto di vista cosa è cambiato rispetto a prima. Io purtroppo per la prima volta sono dovuto andare in banca per chiedere un prestito, immagini, perché praticamente ho 30 dipendenti e un locale praticamente che sino a febbraio era frequentatissimo. Gli eventi non si fanno più, quindi il 40% in meno praticamente del fatturato è appunto la mancanza di eventi e di affollamento in un locale. Io vi voglio anticipare che anche io il 31 dicembre sarà l'ultimo giorno che avrò questo luogo, perché non potrò più permettermi un locale, che le mura ovviamente non sono mie, di 1800 metri quadri con 38 dipendenti. Quanto paga per trasferire? Dove andrà? Cioè, ha già trovato un posto più sostenibile? Sto cercando un posto molto più piccolo. E pagava, ricordiamo, 28.000 euro di affitto in un posto meraviglioso, la fine del mondo, però è il dimensionamento che questa crisi ha messo in discussione, come se tutti fossimo cresciuti su un modello che adesso non ha più la massa necessaria per tenerlo in esercizio. Guardi questo strappo di Repubblica, che sicuramente avrà letto, i suoi colleghi tutti pessimisti sul futuro. Ci spieghi come l'ha vissuto lei, come pensa che andrà, se lei deve riconsiderare qualcosa o se riesce miracolosamente a reggere il suo volume di attività. No, vabbè, diciamo che il ristorante La Torre del Saracino a Via Quenza è un piccolo ristorante che ha sempre lavorato attingendo moltissimo dalla clientela del territorio. Quindi dalla nostra riapertura non abbiamo affatto sofferto, devo essere sincero, abbiamo lavorato molto bene fino adesso, e chiaramente i ristoranti sono il termometro della ricchezza di un paese. Se non c'è benessere, c'è meno gente seduta ai tavoli, questo è poco ma sicuro. Però facciamo un attimo un focus su una grande città, che è Milano, è la grande città d'Italia. A Milano io seguo un ristorante che si chiama IT, che è grosso modo grande quanto quello di Filippo, addirittura noi abbiamo qualche persona in più assunta. Quante persone lavorano fino in quel locale? Avevamo 48 persone fino a febbraio. Adesso consideri che il business
è meno che dimezzato. Noi facevamo serate anche con 120-140 coperti e a pranzo facevamo meno, ma insomma 30, 40, 10, 15. E adesso la situazione è praticamente meno che dimezzata. E quindi bisogna capire come rivedere completamente il business, come vedere completamente, diciamo, la programmazione economica e capire soprattutto le proprietà se vogliono ridiscutere, rinegoziare i fitti. Ecco, questo è l'altro alla luce tempo. Di uno scenario economico, cioè, commerciale che non è sostenibile. È chiaro che Filippo è un grandissimo professionista, è un uomo, è uno chef che è stato bravo ad affermarsi in grandi città, prima Roma e poi Milano. In questo momento 1200 metri quadrati in una grande città, 28.000 euro al mese, fai fatica a pagarli. Anche questo è infatti interessante, però, dice, modo, perché lei quanto paga, affitto anche noi. Sulle mura. Quanto paga per IT? Sì, sì, siamo più o meno sullo stesso livello di fitto anche noi. E sì, però non l'ha rinegoziato, quindi è abbastanza difficile. No, stiamo ragionando con la proprietà perché, sai, è sempre un po' una partita a scacchi quella che dobbiamo fare e confidare sul buon senso, perché comunque in un'attività come la nostra da IT aperta da un anno ci sono diversi milioni di euro spesi dal punto di vista di attrezzature, lavori murari, impianti, sì, e questo, tutte le lezioni, non è che te li porti via un flash di Rampini. Oltre a questo, quando si dice tutti si devono rimettere in discussione, è evidente che la storia di La Mantia è veramente particolare e ci ha colpito, perché lui comunque aveva un locale molto avviato, dice forse mi avessero ridotto l'affitto che per me era diventato insostenibile, probabilmente non me ne sarei andato. Allora, questo però, Rampini, è un altro grande tema, no? Come tutti in realtà dovrebbero rimettersi in discussione, ma a chi pensa di acquistarlo, di affittarlo quell'immobile a 28.000 euro? C'è uno guardate che quello che ha appena detto lo chef Esposito riguardo a Milano, moltiplicatelo per 20 o per 30 ed è la realtà di New York. Cioè qui siamo di fronte a uno shock economico che potrebbe essere anche l'inizio di una fuga dalle grandi città. Già ci sono dei segnali che una parte della popolazione newyorkese che se n'è andata durante il coronavirus non tornerà mai più, perché c'è lo smart working, perché le aziende stesse stanno incoraggiando i dipendenti a rimanersene in zone molto più periferiche dove tutto costa meno, costano meno gli affitti, costano meno i trasporti, si pagano meno tasse anche andando a vivere in zone rurali anziché nel centro di New York. Ma questo per esempio per la ristorazione è terrificante, perché una buona parte della loro attività erano pranzi di lavoro o era gente semplicemente che andava convegni a lavorare e poi nell'intervallo di pranzo quindi dovevano scusa mangiare Federico da perché è un tema che ricorre nelle nostre puntate, addirittura siamo stati criticati per averlo posto. Il modello stesso della grande città cosmopolita è messo in crisi e minacciato da Covid in modo stabile e non temporaneo? Potrebbe essere così. Scusate, ma se non ci sono più musei, teatri, cinema, sale da concerto, ma perché dovrei rimanere a New York, dove tutto costa il triplo che altrove? Cioè, è proprio un modello di vita che è stato colpito forse a morte da questa pandemia e dai lockdown e dal modo in cui sono stati applicati. Flash di De Giovanni, che mi sembra interessato a intervenire, prego. Poi vediamo cosa succede nel campo degli alberghi. Non è mai in crisi, almeno questo, vabbè, dacci Napoli, questa certezza. Napoli è una città in cui tacci, tu che sei del nord, tacci. Il ricco sta vicino al povero. Secondo me bravo, c'è un fattore, che non viene tenuto, che in qualche modo adombrava Rampini e che secondo me non viene tenuto in adeguata considerazione, ed è la variazione delle abitudini di consumo delle persone, diciamo in qualche modo contratte queste abitudini durante il lockdown e che sono rimaste assolutamente all'interno del modo di vivere successivo. L'e-commerce, per esempio, l'abitudine a comprare online, dalla quale molte fasce della popolazione, soprattutto quelle di età più avanzata, erano escluse precedentemente, adesso sono consolidate e sono diventate un qualcosa che le persone continuano a fare. Gli abbonamenti alle pay per view,
al Netflix e a tutta la fruizione di spettacoli televisivi è rimasta, per cui la gente rimane a casa. Il delivery, il cibo ordinato che arriva a casa è diventato ormai una cosa conseguenziale alla fruizione di un certo tipo di serata e a un certo tipo di spettacoli televisivi. Questa è una cosa che impatta sull'economia e l'economia ritarda a organizzarsi. Prima che scendano i fitti, prima che i proprietari, che sono spesso grandi patrimoni concentrati, fra l'altro i locali commerciali, quindi più resistenti a scendere di prezzo, a adeguarsi nelle tariffe, prima che scendano i fitti, le imprese saranno costrette a chiudere. I famosi 28.000 euro non scenderanno in tempo per consentire all'azienda di fronteggiare l'intervallo alberghi, prima vediamo, della riduzione. Vediamo quindi, allora, Giovanni, si gioca sul tempo. Vediamo che succede nel settore degli alberghi. La storia di Francesco Gatti, molto interessante, ce la racconta in questo servizio. Un hotel come questo indicativamente perde intorno ai 150-200 mila euro al mese, pur stando aperto. Da cattedrali del lusso a prime vittime della crisi. Gli hotel di fascia alta delle grandi città sono pressoché vuoti. Incontriamo Francesco Gatti, coproprietario di vari alberghi 4 stelle dell'Ax a Roma. In questo periodo l'hotel è completamente quasi vuoto, abbiamo solo un 10-15% di occupazione, quindi diciamo tra le 10 e le 20 camere sulle 108 disponibili. I due grossi problemi, diciamo, che ci affliggono in questo momento sono gli affitti, che sono naturalmente proporzionati al tipo di struttura anche che viene concessa in locazione. Lei quanto paga? Qui paghiamo 100.000 euro più IVA al mese e le imposte, soprattutto comunali, ve le faccio un esempio banale. Noi in questo albergo abbiamo ricevuto 8.000 euro di fondo perduto dalla regione. Consideri che io solo di Tari pago 47.000 euro l'anno. Quindi noi a fronte di 8.000 euro di beneficio ci troviamo un debito al netto di 39.000 euro. Solo per i rifiuti? Solo per i rifiuti. Noi abbiamo tre hotel, gli altri due sono tutti e due chiusi da 6 mesi, uno dei due è sottosfratto. Sottosfratto perché non avendo potuto pagare l'affitto per tutto questo periodo, non riusciamo a trovare un accordo con la proprietà. Insomma, noi diciamo, vediamo sparire in questo momento, vediamo sparire tutto il lavoro di una vita. Uno potrebbe dire... Ma lei è ricco, lei ha tre hotel. Ma la ricchezza sono i tre hotel. Se qualcuno me ne compra uno, io sono in grado di poter far fronte ai miei debiti. È inutile illudersi. Gli affitti li dobbiamo pagare. Gli stipendi non possiamo licenziare. Le imposte dobbiamo pagare. Si chiama fallimento. Lei quanto tempo può andare avanti ancora? Noi abbiamo, diciamo, risorse per 2 o 3 mesi al massimo. Esposito, lei lo ha evocato prima questo problema, ma questa è una crisi che, se diventa irreversibile, ha un ulteriore contraccolpo sull'economia, sul modello di cui stiamo parlando, che è il modello delle città evolute, cosmopolite, commerciali. Pensate tutte le fiere, le straordinarie opportunità a cui eravamo abituati sempre. Ma io voglio fare anche un attimo il punto su un aspetto molto importante. Negli ultimi 15 anni, in particolare, l'Italia ha assistito a una crescita di turismo, ma proprio di qualità dei nostri clienti, incredibile. Io penso a quello che è successo a Capri, a Positano, a Ravello, ma a Firenze ovviamente, via discorrendo di tutta Italia. Ma Milano che non ha mai avuto un turismo, eppure negli ultimi 10 anni è diventata anche Milano una città turistica, con dei clienti veramente alto spendenti, e quindi tutto il mercato si è adeguato a questa onda straordinaria. Adesso veramente questa struttura non ce la fa stare in piedi, a parte gli alberghi un po' più familiari, che chiaramente hanno la capacità di chiudersi un po' più in difesa, ma le grandi organizzazioni non riescono a stare in piedi, a mantenere il livello. E chiaramente se penso che l'Italia sia impoverita
da questa grande classe dell'ospitalità che l'ha resa così importante nel mondo, e questo sarà un grande problema sul serio. È chiaro che, ripeto, l'altra geografia invece è stata tutte le piccole città turistiche italiane, lo ripeto ancora una volta, invece hanno comunque retto, e da maggio, giugno, ma soprattutto luglio, agosto, sono state letteralmente invase. Quindi, diciamo, abbiamo avuto una boccata di ossigeno per poter resistere degli altri mesi, ma sicuramente non possiamo pensare che siano più di 4, di 5, di 6. Dopodiché bisogna vedere che cosa c'è da fare. Grazie, il problema Esposito. Vero, sapete qual è? Il problema vero è la prospettiva non c'è. Certo. Grazie Esposito, De Giovanni rimane con noi, grazie a Federico Rampini, e ricordiamo il suo libro edito da Einaudi, Stile Libero, che trovate in tutte le migliori librerie. Grazie a Federico Rampini, ci vediamo tra poco, Oriente Occidente, ci vediamo tra poco con una nuova inchiesta di Francesca Mannocchi. È il momento che tutti attendono. Che ci porta dove? Ci porta a Borgo Mezzanone in Puglia, e un'inchiesta davvero straordinaria che commenteremo come da tradizione, oltre che con la Mannocchi stessa, con Maurizio De Giovanni. Allora, brevissima pausa pubblicitaria e poi da qui ripartiamo. Le 22.59 in onda con un nostro appuntamento ormai fisso, il viaggio in giro per l'Italia di Francesca Mannocchi per raccontarci e raccontarvi le sofferenze di quella parte d'Italia su cui il Covid è stato una mannaia, magari in alcuni casi anche il pretesto per togliere dei diritti o delle garanzie conquistate con grande fatica. Allora questa volta Francesca ci porta in Puglia a raccontare la condizione molto difficile dei braccianti. Lui si è morto qua, si è bruciato la bracca mattina, verso alle 6, 6 e un quarto. Venuto per tempi di raccolta, piantare i pomodori e raccolta gli asparagi. Io l'ho conosciuto qua. Qua era la sua bracca e Mohamed Ben Ali si è rimasto dentro, non potevano più salvarlo, si è bruciato così. Perché un ragazzo fianco qua ha sentito lui urlare e anche lui è uscito fuori, ha visto che il fumo usciva da dentro. Lui voleva spingere la porta per poter salvarlo, perché quello urla dentro, lui urla fuori. Non ha potuto più aprire la porta perché troppo fumo. Si è girato, andava a urlare aiuto, 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 ma prima che arriva la gente purtroppo è tardi. Ma se ci fosse bisogno di acqua per spegnere un incendio, c'era? Ma l'acqua è lontana, non c'è abbastanza, perché è lontana, non è che c'è il rubinetto a fianco, allora viene a spegnere subito. Ma altre bracche che è successo lì, quando brucia la bracca, le gente vengono a aiutare mano a mano, uno da così, uno secchio prende. Si può bruciare la bracca, ma la persona almeno si salva. Ma purtroppo lui... Tutte le baracche che vediamo qua intorno non hanno né corrente né acqua, né bagno. No, non c'è niente. Non c'è niente. Niente, niente. Queste qua non c'è niente. Ma se un lavoratore si deve lavare, come fa? Questo qua è una doccia. Va a prendere il secchio alla robinetta, poi viene a fare la doccia. Anche d'inverno? È uguale. Inverno, freddo, caldo. Il bagno è quello. Tutti quanti anni sono che sei qui? Sono venuto nel 2008, quindi circa 12 anni. È una vita molto, molto, molto pesante. Molti di noi qua lavorano, ma non hanno il contratto. Invisibile, una persona che lavora senza contratto, senza i diritti. Col freddo, col fango. Questo è un lavoro faticoso, perché ti pieghi con la schiena. Devi fare 12 ore e mezza per avere 50 euro, sotto il sole. Quando arriva il momento di tagliare i campi,
allora per forza devi tagliare. Piove o non piove, freddo o non freddo, dovete tagliare. Ognuno vuole vivere bene, dignitosamente, con la sua libertà. Io qua non sento tanto libero, perché se sentivo libero andavo a pagare affitto. Tu vai a fare questo? Se io gli dici no, 3 euro no, mi paghi 8 euro. Allora 8 euro, paghi 8 euro, io lavoro 6 ore, come dice il contratto, 6 ore e mezza. D'accordo? Sì, questo è essere liberi. Per questo che il datore di lavoro lo chiamate padrone? Padrone, perché quello che dice lui, quello facciamo. Se dici no, allora te ne vai, allora dico vattene, quello è schiavo. E schiavitù. Quando vedi le baracche bruciate e i tuoi compagni che muoiono dentro le baracche, te che pensi? Là, io non penso a quelli là. Non penso alla persona che è morta. Io penso io stesso. Come è successo a quello che è morto nella baracca. Io vivo nella baracca. Può succedere anche a me. Che state facendo? Quello mio è una piccola casa, dormi qua. Con i mattoni? Questo è buono, quando tu dormi non c'è fuoco, la peste non muore. How long have you been here? Two years and 4 months. Do you have water? Water. Water, acqua. No, this acqua we drink. Ciao. Ciao. Come stai? Ah, abbastanza bene. So, before... Tutto a posto? Tutto a posto, tu come stai? Bravo, bravo. Vivete qua? Sì. Can I see? My room? Yeah. My beautiful room? Yeah. Your beautiful room. Come with you, that's in Russia. 2 years and 4 months, 1 hour. Manage, do this baraka for you. You know, say our work can change. Maybe farm, maybe fabrica, where tomatoes come. Qualche volta fabbrica, qualche volta raccogli pomodori. Broccoletti. Fa vedere le mani. Allora, Francesca Vannocchi è qui in studio, Maurizio Di Giovanni, come sapete, è collegato. Partiamo molto brevemente dando due coordinate. Qui siamo in Puglia, Borgo Mezzanone. Che cos'è Borgo Mezzanone? Qualcuno potrebbe definirlo un territorio perduto della Repubblica. Borgo Mezzanone è uno dei ghetti del Foggiano. Ci vivono un numero variabile di lavoratori, di braccianti. Un numero che varia a seconda della stagione, a seconda del raccolto, dalle 1700 alle 4000 persone. Estate, è periodo di pomodori, quindi Borgo Mezzanone è molto affollato. Baraccopoli a cielo aperto? Una baraccopoli a cielo aperto dove l'acqua è arrivata 6 mesi fa. Come avete visto, il ragazzo intervistato, il sì, primo aveva, che ci ha portato, aveva il rubinetto, aveva le taniche d'acqua, che per gli abitanti di Borgo Mezzanone è una conquista, è un spartiacque, perdonatemi il gioco di parole. Lui vive lì da 12 anni e la scoperta dell'acqua, che pure è lontana dalle baracche, che pure è necessario andare a prendere con i secchi per lavarsi, è una scoperta recente. De Giovanni, conosci bene, come dire, questa parte di sommersa, no? Di sud, in cui i raccoglitori ormai fanno un lavoro che molti italiani non riuscirebbero a fare, lo abbiamo visto durante l'emergenza Covid, no? Si è sfatato il mito di tutti questi italiani che vorrebbero andare a raccogliere pomodori, verdura, perché molti raccolti rischiavano di marcire. Secondo te che cosa deve accadere perché si esca da questa condizione, da queste sacche di arretratezza drammatica, no? Quasi schiavile. Ma innanzitutto, Luca, lasciami fare i complimenti a chi ha, alla signora che ha
fatto un servizio veramente che strappa il cuore dal petto, come si usa dire dalle parti mie, perché veramente dà uno spaccato incredibile e ci pone di fronte a una realtà di fatto, cioè che nel nostro paese oggi e qui, a pochi chilometri di distanza da dove noi riteniamo che si viva mediamente in una determinata maniera, esistono realtà veramente indegne dal punto di vista umano, non soltanto dal punto di vista economico, ma dal punto di vista umano. E io mentre ascoltavo il servizio pensavo a quando si dice che gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani, no? Io non conosco né immagino che esista nessun italiano disposto ad andare a lavorare in quelle condizioni per avere in cambio nulla se non il diritto di morire bruciati in una baracca. Il caporalato è una problematica enorme. La riflessione che faceva il ragazzo intervistato a proposito della schiavitù, della differenza che passa tra essere schiavo e essere libero, no? Lo schiavo ha un padrone e il padrone ha diritto di vita e di morte sugli schiavi. È esattamente come ha funzionato sempre nei periodi più bui della nostra storia. Mi vergogno molto e per rispondere a quello che hai detto, che tu mi hai chiesto, è la politica che deve dare risposte, e trovo incredibile che non ci sia una forza politica che esplicitamente inserisca nel programma un serio programma di lotta al caporalato, che è una piaga di questo paese ed è una piaga soprattutto per l'agricoltura di questo paese. Però prima di vedere la seconda parte del tuo servizio, cerchiamo di far capire anche a chi ci ascolta. Borgo Mezzanone non è un fenomeno che nasce oggi, è un fenomeno dell'incuria che nasce forse ormai 10 anni fa, anche molto di più, che nel corso degli anni ha continuato ad autoalimentarsi, e questa forse è la cosa... Sì, peraltro storicamente, per i paradossi e le capriole che a volte fa la storia, il luogo dove sorge il ghetto di Borgo Mezzanone si chiama l'ex pista, perché da lì durante la guerra nei Balcani partivano i cargo diretti nei Balcani in periodo di guerra, quindi è un po', no, questi capovolgimenti della storia. Perché nessuno se n'è mai occupato, secondo te? Allora, io credo che le situazioni, noi siamo tornati a parlare di braccianti e di Borgo Mezzanone perché abbiamo vissuto i mesi della supposta regolarizzazione. Al 15 agosto le 200.000, domande di certo. Delle 200.000 domande di regolarizzazione, l'85% riguardava le badanti, diciamo i lavoratori casalinghi, e solo il 15% riguardava le domande di regolarizzazione nell'agricoltura. Perché? Perché le domande di regolarizzazione erano demandate al datore di lavoro, quindi nuovamente con l'obiettivo di colpire il caporalato, in realtà si dava la leva per rendere ancora più ricattatoria la situazione, il rapporto, il bilanciamento del rapporto tra datore di lavoro e bracciante, lavoratore agricolo. Allora vediamo la seconda parte di questo racconto, un racconto denso, drammatico, però è assolutamente doveroso guardarlo senza girare la testa dall'altra parte. Parte di loro non ha il documento o comunque si trova in uno stato di limbo dopo i decreti. Era saltata la allora, parte adesso dei cosiddetti... lo rimettiamo a posto, inquadriamo quello che stavamo per vedere. Allora, sì. In questo suggestivo camera carche
Abbiamo visto inquadrato, passiamo magari a rivedere le immagini. Tu ci stavi portando dove? Che storia andremo a vedere? Sì, stiamo arrivando nel campo di Borgo Mezzanone con gli operatori di Intersos. Intersos è un'organizzazione umanitaria italiana che lavora a Borgo Mezzanone ormai da tempo, non solo a Borgo Mezzanone, ma lavorano anche in tutte i casali, le masserie abbandonati, perché il problema dei ghetti non è un problema isolato ai grandi ghetti come appunto il Gran Ghetto, certo, e il ghetto di Borgo Mezzanone, dove vivono migliaia di persone. Nel Foggiano, nella Piana, ci sono tantissime masserie abbandonate, senza elettricità, senza acqua. Immaginate in periodo di epidemia, quando, siccome noi continuavamo a mangiare verdura fresca e frutta fresca, i braccianti continuavano a lavorare, e Intersos ha portato per tutti questi mesi, non solo ha continuato a garantire visite mediche, ma ha anche portato dei kit di disinfettanti, guanti, mascherine e quant'altro, sia nelle masserie sia nei ghetti. In attesa di ripristinare il servizio, magari possiamo, per cortesia, regia, vedere le immagini e magari commentarle con Francesca, chiedendoti questo: è difficile entrare in questi posti, cioè per un... per chi magari il servizio, appunto, facciamo il voice over in diretta se ce l'abbiamo, se non sì, possiamo, è quello che sto cercando di capire, se abbiamo le immagini, sì, possiamo farle direttamente, no, rivediamo proprio il servizio, sì, e lei sa dove intervenire. Sì, qui stiamo, no, non facciamo così, lo roviniamo, scusate, mandiamo questo servizio così com'è e ci fai il voice over in diretta. Sarà una cosa difficile, ma almeno non perdiamo il servizio, se no ce lo vediamo, eccolo. Vai. Questa non si sente, ragazzi. Vai. Prego, prego, sì. Questa è la strada che conduce all'entrata. Queste sono le baracche in cui vivono i 3.000 lavoratori agricoli. No, David, non è facile entrare, perché c'è molta, non solo molta diffidenza, ma dobbiamo ricordare che l'anno scorso, tra il 23 luglio e il 9 di agosto, 10 braccianti sono stati colpiti da un gruppo di ragazzi italiani che lanciava loro sassi. Non ha il documento, o comunque si trova in uno stato di limbo. Dopo i decreti sicurezza c'è stato ancora di più un peggioramento rispetto a quella che è la situazione legale di queste persone, quindi tantissimi che magari avrebbero potuto ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in questo momento non si trovano più senza negato. Sì, qui chiediamo che tutte le persone che vivono qui possano avere finalmente un documento che possa renderli finalmente regolari, quindi non più sfruttabili e sfruttati, perché così sono, un'abitazione dignitosa e tutta un'altra serie di condizioni lavorative che dovrebbero essere alla base della dignità di ogni persona. Le persone sono sfruttate e si ritrovano in questo posto perché non hanno altre alternative, perché poi è tutto un circolo vizioso: se non hanno il documento non possono avere un lavoro regolare, senza lavoro non possono avere una casa. E questo è di nuovo il paradosso, che in assenza di documenti... Qua io vivo. Cosa mia casa, dove ho fatto mangiare? Adesso mi ha vestito il lavoro. Cosa mia stanza? Cosa uno nostro fratello? Anche uno qua. E non c'è bagno? No, bagno, quello è di fuori. Non abbiamo bagno dentro, non c'è una casa qua, non è bagno. Da quanto tempo vivi qua, per come c'è noi? Diciamo 12 anni. 12 anni, sempre, sì, qua dentro? Sì, sempre qua dentro. Che lavoro hai fatto in questi anni? Ho fatto cioccolato, pomodoro, carciofi, oliva. Durante l'epidemia voi avete continuato a lavorare? Certo, voi non mangia, voi state qui, non mangia. Avete mangiato, mangiano, ma dove vedi? Quelle fresche che voi state mangiando là, dove viene? È qua, e siamo noi che stiamo facendo. Noi non fermo lavoro mai. Quanto ti pagano? Alcuni si pagano giornate, non si paga 30 euro. 30 euro al giorno? Cioè, 30 euro? Diciamo, alcuni 8 ore, alcuni 9. Anche di più. 3 euro l'ora, 3 euro e mezzo l'ora. Sì.
E io non voglio vivere qua io, per esempio io. Dove vorresti vivere? Vivere in un posto normale, vivere come umano. Questo non umano, umano vivere così. Umano vivere in un posto pulito. Non siamo puliti qua, siamo sporchi. Normale devo fare bagno anche un giorno, anche un giorno, una volta. Quello non c'è. Siamo schiavi. Ma la regolarizzazione purtroppo non è sufficiente, è troppo limitante, troppo limitante nei criteri, nei requisiti, nel tempo, il fatto che demandi tutto quanto ai datori di lavoro. La regolarizzazione sicuramente non è l'alternativa valida, questa non è l'alternativa valida e non è la risoluzione ai problemi rispetto ai documenti. La maggior parte di queste persone non può accedervi. Io sono qui a Borgo dal 2015. Fino adesso sono sempre qui, mai andare da nessun parte. Il mio documento di permesso di soggiorno è soggiorno di 6 mesi, è finito dal 2017. Ce l'ho il contratto, ma quello è falso. Il contratto è falso solo, che senza busta paga, senza. Solo loro fanno così, foglio così, scrive qualcosa e ti dicono. Questo è il contratto, ma non è vero. Io, il mio documento non c'è. E questo è, questa è una delle masserie dove Intersos porta i kit con disinfettanti, mascherine, sia alle persone provviste di documenti, sia alle persone che non hanno documenti, che sono la stragrande maggioranza. No, ci sto, no, ci trovo. Ci trovo. Oh! Faccio ciao. Qui è la parte interna dei casolari di Palmari, dove ci sono tutte delle baracche costruite e proprio anche delle abitazioni all'interno di questo casolare abbastanza anche diroccato, dove vivono all'incirca, dipende appunto dalla stagione, tra le 60 e 80 persone, anche 90. Sì. Even if you don't have documents, so please tell also to your friends, it's not a problem. We are going to give to all people living here. With documents, it will be better. Without documents, it's the same. Io ce l'ho tanti problemi. E guarda, è questo la foggia. È questo. E foggia, aiutami, questo è scaduto, 2 anni! Oh! Ciao! Guarda, 6 mesi vuol dire che fa asilo. Ma lì c'è la criminalità che gli ha sequestrato. O la protezione sussidiaria, perché si trovano comunque qua, non in queste condizioni, cioè è comunque la protezione più forte, più alta che c'è in assoluto. Nel borgo, a Borgo Mezzanone, in un giorno di pioggia, per far vedere le condizioni di vita, certo. Nel fango, non soltanto alle alte temperature estive. Non ci sono fognature, ovviamente. Non ci sono fognature e la cosa drammatica di quello che raccontava Daniela prima è che tra le persone che loro stanno aiutando ci sono delle... qua? Nella roulotte. Come ti chiami? Io Francesca. Io Ibra. Quanti anni hai, Ibra? 22. Ce lo fai vedere dove vivi? Sì. Vivo qua, cucino qua. Sei da solo o siete in due? Ci sono tanti amici qua. Siamo 6-7. Sono entrato qua il 24 giugno 2016. 4 anni. Fio, quando sono entrato qua... ho studiato tanto, 3 anni ho studiato, 3 anni.
La lingua italiana. Ho fatto formazione Amazon, ho guidato un muletto, io ce l'ho patentino di muletto. Quando io sono arrivato, mai contratto, sempre nero. Se non c'è documento, tu non c'è niente. Se non c'è documento, non c'è niente. Rubare non mi piace. Io non fumo, non bevo, niente. Vuoi lavorare? Mi piace il lavoro. Quante cose sai fare, però me le racconti? Sai lavorare in campagna? Sì. Sai guidare il muletto? Sì. Impari le lingue velocemente? Sì. Senti come parli bene italiano? Sì. Mio padre è morto quando io sono bambino, solo mia madre. E trovo il documento, tutto, devo portare mia madre qua. Che pensi di notte quando ti addormenti dentro la roulotte? Io ho paura tanto, veramente. De Giovanni, credo che in questo reportage della Mannocchi ci sia una bella risposta a coloro che ci danno dei buonisti, a coloro che dicono ma voi siete delle anime belle, portatevi a casa vostra, li volete aiutare, li volete salvare. Ecco, queste persone, come ci ha raccontato quel signore intervistato da Francesca, sono quelli che hanno raccolto i nostri pomodori, la nostra insalata, la frutta che abbiamo mangiato durante il lockdown. Credo che questo dai cattivisti di ogni segno e colore non dovrebbe essere mai dimenticato, però volevo sentire una tua opinione su questa seconda parte del reportage. Sì, io trovo che la vera differenza sia tra l'essere umano e l'essere disumano. Quello che abbiamo visto è una condizione disumana. Queste sono persone che cercano disperatamente di mantenere una dignità in una condizione che non ha nulla di dignitoso. È terribile lo smantellamento della persona. Queste sono persone che continuano disperatamente a lavorare a fronte di una ricompensa. Quindi anche onestamente, per come onestamente si può vivere in quella condizione, e comunque tirano avanti. C'è stato uno che ha detto che fa quella vita da 12 anni. 12 anni, più cioè, noi siamo sempre portati a pensarli fuori dal tempo, no? Cioè, in qualche modo in una condizione di stagionalità. E immaginiamo che poi vadano altrove. No, quella è una condizione perenne di vita. Quelli vivono così. E vivono così nel silenzio assoluto, e purtroppo ogni intervento dall'alto, ogni intervento fatto in maniera indiscriminata finisce per danneggiare loro, finisce per danneggiare primariamente loro. Io torno a dire, è terribile rilevare come ci sia un'enorme fascia di persone che fa il lavoro che noi non vogliamo fare. Invece di ringraziare, invece di cercare di rendere la condizione di queste persone un minimo di dignità umana, un minimo di equilibrio, un minimo di valore, noi invece li attacchiamo e li rendiamo dei fuorilegge, ecco, perché li trattiamo da fuorilegge. Grazie De Giovanni. No, in chiusura, perché effettivamente quello che notava De Giovanni è esattamente la cosa che probabilmente ha colpito tutti noi, cioè persone che da 12 anni sono un pezzo di vita. C'era chi era lì dal 2015, insomma sono parte, sono loro la storia di questo posto. Non solo, ma il paradosso è che come effetto dei decreti sicurezza ci sono anche tantissime persone che stanno tornando in una condizione di irregolarità, e tra le persone per esempio aiutate da Intersos nei giorni in cui noi eravamo lì ci sono persone che hanno già ottenuto lo status di rifugiato, che è la protezione umanitaria più alta, cioè sono persone verso le quali lo Stato ha la responsabilità di integrare. Quindi un doppio tradimento. Come dire, un doppio cortocircuito, non solo, ma la Piana del Foggiano non ci racconta soltanto uno sfruttamento, ci racconta anche quanto sia
tollerato dalla politica un bacino di evasione fiscale, perché il caporalato significa anche evasione fiscale, cioè far lavorare braccianti a 3 euro l'ora non significa soltanto sfruttare, certo, un lavoratore, significa anche non pagare le tasse. Evadere le tasse. Ci fermiamo solo un secondo, un pugno di secondi per l'ultima pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo. Tantissimi commenti a questo reportage, compreso quello di chi ci insulta, ci fate un piacere, saremo stati, come dire, ipocriti, ma intanto dimostriamo questa realtà, lo facciamo attraverso gli occhi e la sensibilità di Francesca, ma una domanda va fatta, se questi uomini vengono sfruttati a 3 euro l'ora e poi dopo quei pomodori, quelle verdure hanno prezzi da bigiotteria nelle oreficerie verdumiere di mezza Italia, allora la domanda è: chi è che incassa, chi è che vive e come fa a guadagnare così tanto sul sudore e sulla sofferenza delle persone? Guarda Luca, ti posso dire quello che hanno denunciato nelle ultime settimane i sindacati, soprattutto in quella zona, e che si è creato negli ultimi mesi un cortocircuito ulteriore, che è quello per cui i datori di lavoro, i caporali, per far emergere nella regolarizzazione la posizione dei braccianti, hanno chiesto loro in cambio denaro, cioè sostanzialmente pagate o lavorate, pagatevi la taglia, pagate o lavorate gratis, quindi non è neanche più un ricatto occupazionale e non è neanche più sfruttamento, è proprio esporre ancora di più a delle disfunzioni sociali i lavoratori. De Giovanni. Io ricorderò, porto nella memoria, e ricorderò di questa sera quel ragazzo che ha detto che sognava di portare la mamma, di andare a prendere la mamma un giorno, e alla domanda successiva di Francesca, che gli chiedeva a che pensa di notte, lui ha risposto: ho paura, di notte io ho paura. Cioè di notte è un sentimento, non un pensiero. Il pensiero c'è di giorno ed è quello di andarsi a prendere la madre. Ricordiamoci di questo, io credo che dobbiamo ricordare proprio questo, queste storie personali, quando abbracciamo tante teorie urlate in certe piazze. Grazie agli ospiti, grazie Francesca Mannocchi. Prego. Permettetemi di ringraziare Alessio Romanzi e Antonella Vincenzi, che hanno lavorato ai reportage di questi mesi. Ci mancherebbe, grazie. Certo, giusto. Noi torniamo anche domani, caro Davide. Così è. Non vuoi dire nulla sulla puntata di domani? No, so che ci sei tu, quindi. Bravo. Questo. Ciao. Buonasera. A domani.